Padre Pio è stato un servitore della misericordia. Benvenuti al diario di Papa Francesco, in diretta dunque questa mattina per raccontarvi il pellegrinaggio di Francesco nei luoghi di Padre Pio. Francesco è atteso a minuti a Pietrelcina, prima tappa. Vi presento subito i nostri compagni di viaggio, a cominciare da Monsignor Carmelo Pellegrino, promotore della fede al Dicastero delle Cause dei Santi. È un sacerdote diocesano, ma appartiene a un istituto secolare ispirato a Padre Pio. Benvenuto, benvenuto anche a Padre Francesco Neri, confratello di Padre Pio, rettore del Collegio Internazionale San Lorenzo da Brindisi. È anche una particolarità perché i voti tu li hai fatti proprio a Pietrelcina, dove ci collegheremo tra pochissimo e dove è atteso Papa Francesco. Benvenuto Padre Giuseppe Buffon, storico della Chiesa dell'Antonianum di Roma. Tra pochissimo andiamo a Pietrelcina da Luigi Ferraiuolo, anzi non tra pochissimo, ci andiamo subito per farci raccontare l'attesa della gente che tra pochi minuti incontrerà Papa Francesco e lo sentirà parlare, perché a Pietrelcina ci sarà il primo discorso. A te Luigi. Buongiorno, buongiorno dal paese di Padre Pio, Pietrelcina freme, i pucinari come vengono chiamati gli abitanti di Pietrelcina sono in grande fermento, praticamente non si è dormito nel paese di Padre Pio, c'è stata una veglia lunghissima che praticamente è terminata qualche minuto fa e io andrei direttamente a chiedere che cosa è successo in questa veglia a Don Alessandro Grimaldi, che è con me, poi vi racconto qual è il resto dell'ambiente qui intorno a noi. Dietro di me potete vedere il palco già tutto pronto, i video, i grandi cartelloni, eccetera. Don Alessandro, stamattina intorno alle 5 c'era ancora gente in chiesa per la veglia di preghiera. Certo, una veglia che è iniziata il momento subito successivo alla messa celebrata dal Vescovo e quindi molti dei partecipanti alla messa, diciamo la chiesa è rimasta piena, si sono trattenuti perché in effetti erano arrivati già da ieri sera per poter poi soffermarsi in piazza e attendere oggi la venuta del Santo Padre. E quindi la chiesa è rimasta piena per tutta la notte, hanno pregato per tutta la notte, hanno meditato per tutta la notte, perché ai partecipanti, ai presenti è stato offerto anche qualche spunto di riflessione. Praticamente a Pietrelcina vivono Padre Pio e la venuta di Papa Francesco, che in qualche modo è l'alter ego di Padre Pio, perché è stato colui che l'ha portato qui 2 anni fa, non era mai potuto ritornare a Pietrelcina in vita, come se fosse un loro padre maggiore, un fratello maggiore. Infatti in queste ore il pensiero ritorna a quei momenti, a quando la salma di Padre Pio è stata presente a Pietrelcina. Molti pellegrini che oggi vivono questa esperienza sono gli stessi che hanno partecipato qualche anno fa. E sicuramente è un momento importante per il territorio, non soltanto per Pietrelcina, ma per il Sannio, per la chiesa locale, per la chiesa di Benevento. È un momento particolare, insomma, che credo non si esaurisca in questa giornata. Attendiamo veramente con immenso fervore e piacere il messaggio del Papa, cosa dirà a noi di queste terre che comunque sono ricche da sempre di semi di santità. E quindi continuano su questa scia, insomma, confrontandosi anche con un santo che resta un santo moderno, Padre Pio. Tra l'altro Pietrelcina, rispetto a San Giovanni Rotondo, ci parla di un Padre Pio giovane, non del Padre Pio vero, il vero è il cuore della... Il vero Padre Pio, un Padre Pio giovane, non che quello anziano non fosse vero, ma un Padre Pio che non come l'immaginario collettivo se l'aspetta, quindi il vecchietto con la barba bianca, ma ragazzo, stiamo pensando quindi che Padre Pio quando era a Pietrelcina, i suoi 7 anni di permanenza, durante i quali poi è accaduto tutto, come scrive stesso lui nelle lettere. Infatti lui scrive che tutto è cominciato a Pietrelcina, la visita a Pietrelcina e a Piana Romana, che è il cuore della spiritualità di Padre Pio, è fondamentale, tant'è vero che Papa Francesco ha tenuto a venire qui, arriverà praticamente fra 10 minuti, l'elicottero dovrebbe atterrare per le 8, poi si recherà a pregare all'interno della Cappella dell'Olmo, la Cappella dell'Olmo per la spiritualità di Padre Pio, per la sua
sua figura è fondamentale, perché accanto a quest'olmo Padre Pio ha conosciuto Gesù, ha parlato con Gesù e la Madonna e ha ricevuto per la prima volta le stimmate. Terminata la visita, il momento di riflessione, soprattutto di preghiera, all'interno della Cappella dell'Olmo, dove il Papa sarà solo, il Pontefice si recherà sul palco, dove riceverà il saluto del Vescovo di Benevento, Monsignor Felice Accrocca, e del Sindaco di Pietrelcina, Domenico Masone, e poi parlerà ai fedeli con il suo primo messaggio, che sarà sicuramente un messaggio carico di gioia, ma anche di amore nei confronti di questo santo che ha tanto in comune con il Papa venuto da lontano, con Papa Bergoglio. Ecco, adesso Pietrelcina è quasi piena, tutto è pronto, speriamo che il tempo ci accompagni, perché proprio in questi istanti stanno cadendo delle piccole, come si dice qui a Napoli, in Campania, schizzichea, cioè sta piovigginando, e mentre il tempo, speriamo provvidenzialmente, sia sempre buono per permettere l'afflusso delle persone, io vi farei vedere il servizio che abbiamo preparato fino a qualche minuto fa per l'attesa dei Pucinari, come vengono chiamati gli abitanti del posto, e come loro si preparano a questa visita storica, a questo evento, con il primo Papa che viene a Pietrelcina. E poi la linea ritorna allo studio e noi siamo pronti ad aggiornarvi su tutto quello che accadrà e appena arriverà Papa Francesco. Sul volto di Padre Pio risplendeva la luce della risurrezione. Che chiunque venga nella vostra bella terra, io ho voglia di andarci. Papa Francesco lo aveva promesso 2 anni fa durante l'omelia per la messa dei gruppi di preghiera di Padre Pio durante il Giubileo della Misericordia, e tra pochi minuti la manterrà, atterrando a Pietrelcina, il paese natale di San Pio, dove tutto è cominciato. Infatti si raccoglierà in preghiera nella Cappella dell'Olmo a Piana Romana, dove frate Francesco Furgioni incontrò Gesù e ricevette le prime stimmate. I Pucinari, come vengono chiamati gli abitanti di Pietrelcina, sono in subbuglio. L'emozione e la gioia sono forti. In questo momento c'è una grande emozione, emozione che è amplificata dall'insegnamento stesso di Padre Pio, che appartiene a noi ma appartiene a tutto il mondo. È un sogno che si realizza, innanzitutto il Papa ha realizzato anche la venuta di Padre Pio, il corpo di Padre Pio a Pietrelcina. Adesso la sua venuta si realizza, cioè tutto il nostro sogno di noi pietrelcinesi. È la prima volta che un Papa visita i luoghi di San Pio, prima di Francesco non c'era mai stato nessuno. A dire la verità, un Papa era passato, ma era ancora un cardinale. Al secolo il cardinale Joseph Ratzinger, Papa Benedetto XVI, che si era fermato a Pietrelcina dopo un convegno a Benevento. Ci sono poche parole da dire, c'è soltanto una grandissima emozione, secondo me, che non si può spiegare, non si può fare nulla, c'è soltanto da ascoltare il cuore, basta. È un evento storico per noi, l'abbiamo sempre sognato che un Papa venisse qui a Pietrelcina, e finalmente è arrivato il Papa degli ultimi. Che cosa rappresenta Pietrelcina per Padre Pio, ma anche come luogo di pellegrinaggio, no? Questo pellegrinaggio del Papa, ma anche di tantissimi fedeli, che diviso in qualche modo tra Pietrelcina e San Giovanni Rotondo. Pietrelcina rappresenta per Padre Pio ciò che Nazareth rappresenta per il Signore Gesù, cioè il tempo delle origini, della preparazione, del silenzio. Come è stato detto prima, Padre Pio diceva tutto è accaduto a Pietrelcina, lì c'è stato Gesù. Diciamo, ciò che è sbocciato con pienezza di frutti a San Giovanni Rotondo ha le sue radici a Pietrelcina. Pietrelcina è il luogo dove Padre Pio ha ricevuto i sacramenti, dove ha svolto in parte anche la sua formazione al sacerdozio e dove ha celebrato la prima messa, e anche dopo l'ordinazione è rimasto un po' di anni lì. Quindi tutto quello che poi a San Giovanni Rotondo si è manifestato trova la sua radice appunto a Pietrelcina.
E che cosa rappresenta per te che proprio a Pietrelcina hai messo i voti? Beh, rappresenta un debito che ho verso Padre Pio, anzitutto perché i miei genitori mi hanno voluto mettere il nome che porto, sebbene indegnamente, Francesco, proprio per affidarmi non tanto a Francesco d'Assisi quanto a Francesco Forgione, che allora era ancora vivente. Poi mi sono ritrovato, per misteriosi disegni della Provvidenza, ed egualmente indegnamente, nell'ordine di Padre Pio, nell'ordine dei Frati Cappuccini. Poiché l'anno in cui dovevamo emettere i voti alla fine del noviziato, il 1987, era il centenario della nascita di Padre Pio, il ministro generale volle presiedere questa celebrazione e quindi il mio ingresso nell'ordine è avvenuto nel luogo di Padre Pio nel centenario della nascita. Per me è un debito essere il più possibile fedele all'ordine a cui è appartenuto questo grande santo. Senti, ci aiuti a capire, a entrare nella spiritualità di Padre Pio? Perché quando si parla di Padre Pio si parla con una certa nonchalance di episodi che si fa fatica a pronunciare in qualche modo. Prima Luigi Ferraiuolo diceva appunto in maniera assolutamente normale, qui a Pietrelcina Padre Pio ha incontrato per la prima volta Gesù, e lo diceva come, appunto, usando il verbo incontrare, come ci stiamo incontrando io e te in questo momento. Sì, la spiritualità di Padre Pio forse si può riassumere con un'espressione semplice: il valore salvifico della sofferenza. Oggi questa cosa viene esorcizzata in mille modi, tutti fuggono anche semplicemente dal pronunciarla. Invece Padre Pio ci fa capire il senso delle parole di Gesù: chi vuole essere mio discepolo rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. La croce non è un incidente di percorso, non è un infortunio sul lavoro, siamo noi, è la nostra vita. La nostra vita è fatta di limiti, è fatta di sofferenze, di croci, ma, diceva Padre Pio, sotto la croce si impara ad amare. Per vivere pienamente bisogna conoscere il dolore, è da lì che nascono la fedeltà e la gioia della risurrezione. Tra pochi giorni celebreremo anche la Pasqua, no? Tutta la Settimana Santa. Non c'è mattino di Pasqua senza Venerdì Santo. Ed ecco, Padre Pio ci insegna a portare la croce in vista della luce. Ci fa capire che le cose più belle della vita e la felicità stessa su questa terra passa dal Calvario. Ma Padre Pio era felice? Padre Pio era molto felice, anche se non era un vulcano di emozioni, come oggi si preferisce vivere, no? Padre Pio era una persona nella pace e nella gioia, è una persona carica di spirito di humor, era una simpaticone, raccontava barzellette in giardino con i suoi figli spirituali o con gli amici, sapeva far ridere tutti. Anche con i confratelli, li prendeva in giro, una persona straordinaria, e ci sono degli aneddoti magnifici, che degni, ci sono anche attori di cinema che lo hanno seguito e che dicevano: padre, se lei fosse stato un attore avrebbe spopolato sicuramente. Quindi se la gioia esprime qualcosa, sì, Padre Pio era certamente felice, ma felice appunto sulla croce. Vedi, quando Gesù sta per morire dice al buon ladrone: oggi con me sarai in paradiso. Importante non è dove si sta, ma con chi si sta. Se si sta con Gesù, anche in croce, si è in paradiso. E Padre Pio viveva così. Qual è la modernità, la contemporaneità del messaggio di Padre Pio? Perché sentivamo, no, il tema della croce in qualche modo può sembrare antimoderno, ci diceva prima Don Carmelo. Questa domanda ti do un minuto per pensarci, non tanto perché sia particolarmente complessa, quanto perché adesso dobbiamo collegarci un attimo con Cristiana Caricato, quindi andiamo a San Giovanni Rotondo, seconda tappa del pellegrinaggio di Francesco. Cristiana.
Sì, naturalmente anche qui grandissimo entusiasmo per l'arrivo a breve di Papa Francesco. I maxi schermi consentono di seguire tutta la visita già dalla prima tappa di Pietrelcina, e appena è atterrato l'elicottero bianco naturalmente c'è stata grandissima felicità, perché significa che il Papa è molto molto vicino. Qui con me c'è frate Antonio Belpietro del convento dei Cappuccini del convento dei Cappuccini di San Giovanni Rotondo. Per voi questo è un momento di gioia, perché non solo il Papa arriva qui, il Papa rende omaggio anche al corpo di Padre Pio e al crocifisso delle stimmate. Sì, c'è grande gioia, questo è il sentimento dominante, c'è poco da dire. E poi appunto la scelta fatta da Santo Padre, lo stesso itinerario, passare da Piana Romana, non dal paese di Pietrelcina, ma da questa piccola località di campagna, dove Padre Pio ha ricevuto le prime stimmate, quelle cosiddette invisibili, poco dopo la sua ordinazione sacerdotale nel 1910, significa segnare un percorso di, come dire, di contemplazione, di venerazione di questo dono straordinario che a questo grande santo è stato dato. Che cosa significa per la gente di San Giovanni Rotondo avere di nuovo un pontefice qui? Ricordiamo che è il terzo pontefice che arriva in questa località del Gargano, dopo Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. C'è una continuità tra Padre Pio e i grandi papi della storia. Ma io che cosa significhi bisognerebbe chiederlo ai sangiovannesi, però io dico che è una sorta di grazia anche per loro, perché Padre Pio non è soltanto l'occasione, non è stato soltanto l'occasione storica della crescita della città, dell'ospedale, della crescita economica, ma il cammino di penitenza e di gioia, di misericordia che il Papa indica e indica usando come fra i suoi testimoni eletti anche Padre Pio, questo possa ricadere come grazia spirituale anche sui cittadini di questa città così beneficata. Si è parlato tanto del rapporto tra Bergoglio e Padre Pio, sicuramente un accostamento inedito, inusuale. Da una parte abbiamo il primo pontefice completamente conciliare, potremmo dire cresciuto anche nel dopoconcilio, dall'altra parte abbiamo un prete che è il testimone, un sacerdote testimone di un cattolicesimo a volte definito tradizionalista, sicuramente dalla porta stretta. Che cosa hanno in comune questi due uomini? Padre Pio non era un tradizionalista, era un uomo pieno di Spirito Santo. C'è Padre Pio e poi c'è il piismo, come c'è per esempio il Concilio di Trento e il tridentinismo, che è un'altra cosa. Il piismo può essere tradizionalista, che chiuso, Padre Pio no. E quindi in comune c'è la obbedienza a Gesù Cristo e il desiderio di porre nella storia segni concreti di amore e carità. Questo li accomuna moltissimo. Anche questa capacità di vivere il Vangelo nella sua essenzialità, forse? Beh, ascoltare Gesù Cristo, essere sotto la sua signoria e mettere il Vangelo in pratica sono sostanzialmente la stessa cosa, con sfumature diverse. Tra l'altro, proprio ieri, ascoltando il Padre Guardiano, ci riferiva anche di un grandissimo amore di Padre Pio per i papi, in particolare anche per Paolo VI, soprattutto la sua morte avvenuta pochissimo dopo un grande dolore per il Papa, che era quello della difficile accoglienza che aveva avuto una sua enciclica, L'Umane Vitae. Alcuni dicono che Padre Pio addirittura avrebbe offerto la sua vita per il dolore del Papa. Beh, il cuore di Padre Pio era fatto in questo modo, la sua vita l'ha offerta più volte. Faccio l'esempio più grande: lui ha ricevuto le stimmate poco prima che finisse la Prima Guerra Mondiale, ma lui si era offerto vittima perché finisse questa guerra, quindi è verosimile quantomeno che abbia offerto la sua vita anche per questo Papa, per la sua sofferenza. E allora noi andiamo a vedere invece un'altra questione che riguarda qui San Giovanni Rotondo, la traslazione della salma, perché come sapete con Papa Francesco scadono anche i 112 giorni di permanenza del corpo di Padre Pio nel vecchio santuario. Allora il servizio e poi linea allo studio. Mancano poche ore all'arrivo di Papa Francesco e con lui si avvicina anche il momento in cui il corpo amatissimo e venerato di San Pio farà ritorno nella cripta dorata arricchita dai mosaici del gesuita artista Rupnik, inaugurata nel 2009.
Una destinazione mal digerita dai tanti fedeli che hanno sempre preferito la ruvida ed intima cripta del vecchio santuario di Santa Maria delle Grazie, dove le spoglie mortali di Padre Pio hanno riposato a lungo dopo la sua scomparsa. Per accontentare i pellegrini e ottimizzare i costi della vigilanza, nel novembre scorso la teca con il corpo del santo era stata temporaneamente spostata nell'originaria collocazione. La vicinanza con il poliambulatorio dell'ospedale voluto da Padre Pio permette ai malati e ai familiari di passare dall'amico frate prima e dopo le visite, mentre l'accesso è senza dubbio più semplice e comodo durante i freddi mesi invernali. Però dopo 112 giorni la salma domenica sarà nuovamente traslata nella tomba all'interno del tempio disegnato da Renzo Piano. Padre Pio, come ha detto, che farò più baccano da morto che da vivo, quindi è sempre vivo. Tutte le occasioni, tutte le circostanze sono buone, al che la fede possa sempre avere uno sbocco diverso. Si vede che questo è quello che è la sua missione, quindi è giusto che sia così, che tutta la gente lo conosca. Il compromesso piace ai fedeli e con tutta probabilità San Pio farà la spola tra i due santuari secondo le stagioni. Un bel paradosso, il frate che per oltre 50 anni non si è mai allontanato dal convento dei Cappuccini, vivendo tra la sua cella, l'altare e il refettorio, potrà contare su una residenza estiva e una invernale, con tanto di processione evento che, complice l'arrivo di Francesco, domenica farà registrare il tutto esaurito. Intanto i devoti approfittano della presenza del frate di Pietrelcina nella sua casa, dove per anni ha confessato, celebrato e pregato. Scrivono pensieri semplici, affidano affanni e gioie e sostano in silenzio tra lacrime e richieste di grazie. Certi che ovunque sia il suo corpo, il suo cuore sarà accanto ai suoi figli. Nuovo in diretta, ma andiamo subito a Pietrelcina perché il Papa, come vedete dalle immagini, è appena arrivato. La linea a Luigi Ferraiuolo. Luigi. Sì, il Papa Francesco è appena arrivato, c'è già il primo fuori programma, come avevamo preannunciato, perché si diceva che il Papa ci teneva tantissimo a questa visita a Pietrelcina, nonostante l'organizzazione del poco tempo, la voleva vivere intensamente. Infatti era previsto che la Papa Mobile lo prendesse all'arrivo dell'elicottero e lo portasse alla Cappellina dell'Olmo, invece Papa Francesco sta facendo a piedi tutto quanto il percorso, ha attraversato la folla di persone che gli correva intorno, che lo ha circondato, e adesso praticamente sta entrando. Appena, ecco, sentite gli applausi, potete sentire, credo, gli applausi, i saluti delle persone, sta entrando all'interno del vialetto della Cappellina dell'Olmo, quindi è un'occasione incredibile anche per le persone, perché il Papa praticamente sta salutando tutti quelli che incontra, tutti quelli che vede. Pietrelcina e Papa Francesco, San Pio e Papa Francesco sono uniti da tre cose in particolare: la preghiera, la misericordia e l'amore per il popolo, per la fede semplice del popolo. Sono tre caratteristiche incredibili. Proprio ieri dicevamo, insieme con il Vescovo di Benevento, Monsignor Felice Accrocca, che San Pio ha portato il dialetto in paradiso, un'immagine bellissima per dire che parla per immagini, perché il dialetto è iconico. Lo stesso modo di parlare, di comunicare di Papa Francesco è un modo di comunicare per immagini, immaginifico, che va direttamente al cuore delle persone, ed è questo il senso, anche il motivo del grande amore di tutti i credenti per Papa Francesco, che si può vedere anche qui a Pietrelcina. Nelle immagini forse potete notare che praticamente sta per arrivare proprio alla cappellina, ma nello stesso tempo viene fermato, quasi come dire bloccato dalle persone. Sentite il boato, credo, incredibile delle persone. Un altro fuori programma, qui si dice, però non è confermato, potrebbe essere che il Papa decida di andare a visitare le casette di San Pio. Ovviamente significherebbe far saltare completamente il programma ufficiale. Luigi, non lo sappiamo, è una voce come quella. Luigi, che cosa sono le casette, e ricordaci ancora una volta che cos'è questa Cappellina dell'Olmo che il Papa sta per visitare? Sì, le casette sono il luogo proprio. Volevo ricordare anche una cosa, Luigi, a proposito di dialetto. Papa Francesco ha detto in più di un'occasione che bisogna pregare in dialetto, quindi insomma, proprio a significare che deve essere la lingua del cuore quella con la quale ci rivolgiamo al Signore. Luigi, a te. Infatti, sì, Papa Francesco
credo abbia questo fortissimo legame con San Pio, che ha nominato anche 2 anni fa santo del Giubileo della Misericordia, proprio perché vedi in lui il prete in mezzo alla gente, il confessore che anche nel chiuso del confessionile conosceva le persone e il loro animo e invitava tutti sempre a pregare e ad essere vicino, e che questo uso del dialetto era così iconico, immaginifico, capace di arrivare anche lui al cuore delle persone, anche qualche volta quando era rude. Le casette, le case di Padre Pio sono il centro storico di Pietrelcina, un luogo incredibile, un borgo medievale di 1000 anni fa, conservato così com'era, arroccato su uno sperone di roccia, la Morgia in questa pianura immersa nel verde che è la pianura di Pietrelcina. La Cappellina dell'Olmo invece è praticamente il luogo dove Padre Pio arrivava accompagnando le pecorelle del padre, perché lui aiutava la famiglia, che non era una famiglia povera, era per l'epoca una famiglia, come dire, media, che aveva qualche animale, quindi riusciva a sbarcare il lunario. Padre Pio accompagnava queste pecorelle nella zona di Piana Romana, dove la famiglia aveva una piccola proprietà, e in questa piccola proprietà c'era quest'olmo dove spesso Padre Pio si fermava, e per la spiritualità di Padre Pio quest'olmo è fondamentale, perché accanto, come avete ripetuto in studio e avete commentato, accanto a quest'olmo Padre Pio ha incontrato Gesù. Così semplicemente può sembrare straordinario, ma per Padre Pio lo ha scritto diverse volte nel suo epistolario, e nello stesso tempo ha ricevuto le prime stimmate, ma poi anche la forza di Padre Pio è la sua modernità, e anche all'interno del borgo medievale, sopra la Morgia, in quello che era il suo studiolo dove si fermava a studiare, era la lotta e il combattimento contro il diavolo, contro il male, di cui a Pietrelcina gli ultimi amici ricordano in maniera incessante lo struggimento del padre, quando poi la mattina presto si alzava e si allontanava per andare nella chiesa padronale di Pietrelcina, dove lui era accompagnato negli studi e anche nella vita per un lungo periodo dall'arciprete Salvatore Vannulo. Ricordiamo che Padre Pio ha lasciato Pietrelcina all'età di 28 anni, ormai formato novizio, che era, come dire, ben solido all'interno praticamente del suo cammino di formazione. In questo momento intanto il pontefice si trova all'interno della, credo di essere che sia arrivato, non ho controllato, all'interno, si trova all'interno della Cappellina dell'Olmo e si è fermato in preghiera. Era un desiderio ardente del Santo Padre quello di poter pregare in questo luogo, e credo che questo significhi tanto anche proprio per la spiritualità di Papa Bergoglio, perché lui è un santo della gente, un santo del popolo. E quindi praticamente adesso noi vi racconteremo, quando il Papa uscirà e attraverserà questa piazza immensa piena di persone, di fedeli, la spaccherà praticamente in due per recarsi sul palco dove incontrerà il Vescovo di Benevento e il Sindaco di Pietrelcina, che lo saluteranno. Detto questo, io ridarei la linea allo studio e poi vi aggiornerei sugli ulteriori sviluppi della visita e quando Papa Francesco uscirà dalla Cappellina dell'Olmo. Grazie. Grazie a te, Luigi. E allora, su queste immagini riprendiamo anche un po' il filo del discorso. Che cosa ha da dire ai cristiani di oggi Padre Pio, cristiani che continuano numerosissimi ogni giorno a recarsi in pellegrinaggio, non soltanto quando c'è il Papa, ma nella quotidianità, sia a Pietrelcina che a San Giovanni Rotondo? Guarda, partiamo da questa gente che sorride, che batte le mani, che è lì, che si agita, che è molta, perché la modernità è il tempo delle masse. E Padre Pio ha dimostrato dunque di avere una religiosità per le masse, di avere un segno per le masse, di avere un linguaggio che riesce a catalizzare le masse. Questo mi sembra fondamentale. Ma poi dopo anche la scelta di partire da Pietrelcina mi sembra interessante, cioè partiamo dall'uomo. E nella tradizione della Chiesa non c'è questa attenzione a sottolineare la nascita, i primi periodi, si sottolinea l'epilogo finale, cioè la morte, il dies natalis, mentre qui si parte proprio dall'uomo, e mi sembra che in Padre Pio questa, diciamo appunto Padre Pio, e facciamo fatica a dire San Padre Pio, e quindi Padre Pio significa ancora l'uomo sta al centro. Lo ricordava adesso questa lotta col diavolo, io direi invece la materializzazione del male. Questo è interessante, la materializzazione del male, e Padre Pio che lotta col corpo contro il male. Quindi la centralità del corpo è, secondo me, l'elemento più moderno che ha Padre Pio. La
nella stagione in cui la scienza vuol vedere il corpo, vuol toccare il corpo, fare un'analisi del corpo, e Padre Pio ha avuto a che fare con questo tipo di scienza, Padre Pio ha questo linguaggio, questa trasmissione, questa capacità di parlare attraverso il corpo. Quando la gente non vuol più sentire parole e vuole soltanto vedere dei segni, vuole capire, vuole vedere, cioè lui mostra il corpo. E quando pronuncia le parole poche, allora quelle non sono soltanto parole, ma sono una luce penetrante che va a filtrare fin dentro l'interiorità dell'uomo. Ricordo per esempio un episodio, ne parlavamo prima. Intanto scusami, sì, Papa, prego. Lo vedete, lo ridico, insomma, ma è evidente, insomma, ha lasciato la cappellina dell'Olmo, sta salutando la gente, tra pochissimo pronuncerà il suo primo discorso. Prego. No, ne parlavamo prima, questa visita importante secondo me di Don Giuseppe De Luca, che è uno dei personaggi più interessanti nel clero romano, colto, fondatore della storia della pietà, eccetera, va a Pietrelcina, incontra Padre Pio, mangia con lui, ha un colloquio piuttosto lungo con lui e torna scrivendo proprio a Papini: ho sentito da lui due o tre parole che non ho trovato mai, che credo di non trovare mai in nessun uomo e di non trovare mai in nessun libro della Chiesa. Queste due o tre parole hanno saputo leggere nella mia realtà, nella mia vita. No, profondità. Intanto vediamo un oggetto che è stato regalato a Papa Francesco, forse... non vorrei sbagliarmi, era qualcosa di gastronomico, ma proviamo a sentire un po' la festa della gente di Pietrelcina. Un canto francescano accoglie il Papa, che sta ormai per salire sul palco e pronunciare il primo discorso. Abbiamo visto l'affetto della gente di Pietrelcina e del Beneventano per l'arrivo del Papa. Oh,
Ma sul canto del dolce sentire volevo fare un'altra domanda a padre Giuseppe. Il legame tra padre Pio e Francesco, ma non Francesco Bergoglio, San Francesco. E diciamo che padre Pio traduce l'aspetto della preghiera di Francesco, e che equivale all'aspetto della povertà, la dimensione degli eremi, della contemplazione, la domanda su Dio: chi sei tu e chi sono io? E credo che questo sia l'elemento, diciamo, la traduzione in termini moderni, in termini, diciamo, di padre Pio, dell'aspetto francescano più importante. E credo che lo ponga padre Pio in una stagione come quella contemporanea, in cui c'è una domanda su Dio: Dio esiste, come si manifesta Dio? Ed è importante che appunto Francesco Bergoglio abbia detto che lui è il testimone della misericordia, dunque un Dio misericordioso, un Dio che abbraccia, un Dio che è corpo, un Dio che si fa incontro alle persone. Quindi questa dimensione un po' dell'interiorità, della risposta interiore, ma che ha una, diciamo, una risonanza anche all'esterno. Quindi in questo vedo in qualche modo le stimmate come questo elemento della comunicazione esterna. Appunto diceva Don Carmelo prima, Monsignor Carmelo, la questione della sofferenza, una sofferenza vista, trasformata, riletta, rivissuta, riproposta. E è interessante che padre Pio poi dopo crei questa casa della sofferenza, dove si guarisce la sofferenza, si guarisce il male, si dà sollievo dunque alla sofferenza. Quindi questo messaggio pasquale della preghiera, della trasformazione. Dunque credo che la preghiera, che è proprio la cifra della realtà moderna e del francescanesimo moderno, sia incarnato da padre Pio. In questo dunque credo che ci sia questo legame. Sei d'accordo tu che sei cappuccino come padre allora, Pio, e che cosa dice a te padre Pio nel vivere il carisma francescano? Bene, anzitutto vorrei dire che a livello storico, così anche per un sorriso, il contatto tra padre Pio, il piccolo Francesco Forgione, e San Francesco è stato la barba. Perché non che avessi la barba da piccolo, no. Non ancora. Allora, nel piccolo paese che era Pietrelcina, giravano vari religiosi, soprattutto girava un frate cappuccino questuante. Credo che i suoi genitori e altre persone intorno a padre Pio, al piccolo Francesco, gli abbiano proposto: ma vuoi diventare quello, vuoi diventare quell'altro? E padre Pio, il piccolo Francesco, disse: voglio diventare monaco con la barba. Cosa che ci vede, diciamo, riuniti. Perché nella tradizione, per varie ragioni che adesso non importano, i cappuccini hanno portato la barba. Quindi dalla barba ai cappuccini, dai cappuccini a San Francesco. Il messaggio di padre Pio comunque al nostro ordine è l'importanza della santità. La Chiesa tutta, tutti i battezzati sono chiamati alla santità, e noi abbiamo questo grande testimone e ci spinge a essere autentici nella nostra vocazione, anche senza barba. Senti, noi quando il Papa è in silenzio in preghiera facciamo anche noi silenzio. Il Papa sta facendo un omaggio a Maria. Che il Papa ha lasciato sulla statua della Madonna una catenina, una collanina, e questo è un altro elemento poi interessante, no? Il bisogno di toccare una spiritualità che si esprime anche molto con il corpo, e questo è un altro legame, credo, con padre Pio, come ci suggeriva prima padre Giuseppe, della corporeità di padre Pio. Ma sentiamo il vescovo di Benevento, Monsignor Accrocca. Santità. Santità, la mia voce riassume quella della Chiesa beneventana, che esprime la propria gioia e la ringrazia per la sua visita nella patria di San Pio da Pietrelcina. San Pio
è un figlio di questa terra. Ne ha respirato a pieni polmoni la cultura contadina, una cultura che va all'essenziale, basata sui fatti concreti più che sulle parole. A lei, successore di Pietro, chiediamo di essere confermati nella fede. A lei, vescovo della Chiesa di Roma, che nella carità presiede a tutte le altre chiese, domandiamo di essere spronati nella sequela di Cristo. La Chiesa beneventana, che per la sua storia conserva un legame speciale con la Chiesa romana, vanta un glorioso passato, ma il presente non manca di porre nuovi problemi. La nostra terra soffre, a dispetto delle sue grandi potenzialità, che restano mortificate dalla grave debolezza delle infrastrutture. Così i nostri giovani sono costretti a cercare lavoro altrove e nei nostri comuni, come in tutte le aree interne del paese, la popolazione diminuisce, mentre l'età media di coloro che restano si innalza sempre più. Tutto ciò pone nuove urgenze alla vita pastorale. La sua visita è per noi motivo di speranza. Ci aiuti a leggere meglio il presente per camminare con speranza verso il futuro. Grazie, Santo Padre, per essere oggi tra noi. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Sono lieto di trovarmi in questo paese dove Francesco Forgione nacque e iniziò la sua lunga e feconda vicenda umana e spirituale. In questa comunità egli temprò la propria umanità, imparò a pregare e riconoscere nei poveri la carne del Signore. Finché crebbe nella sequela di Cristo e chiese di essere ammesso tra i frati minori cappuccini, diventando in tal modo fra Pio da Pietrelcina. Qui egli incominciò a sperimentare la maternità della Chiesa, della quale fu sempre figlio devoto, amava la Chiesa, con tutti i suoi problemi, i suoi guai, con tutti i nostri peccati, perché tutti noi siamo peccatori, ci vergogniamo, ma lo Spirito di Dio ci ha convocato a questa Chiesa che è santa, e lui amava la Chiesa santa e i figli peccatori, tutti. Questo era San Pietro. Qui meditò con intensità il mistero di Dio che ci ha amati fino a dare se stesso per noi. Ricordando con stima e affetto questo santo discepolo di San Francesco, saluto cordialmente tutti voi, suoi compaesani, il vostro parroco e il sindaco, insieme al pastore della diocesi, Monsignor Felice Accrocca, alla comunità dei Cappuccini e a tutti voi che avete voluto essere presenti. Ci troviamo oggi nello stesso terreno sul quale Padre Pio dimorò nel settembre del 1911 per respirare un po' di aria più sana. In quel tempo non c'erano gli antibiotici, e le malattie si curavano tornando.
al paesino natale, dalla mamma, a mangiare le cose che fanno bene, respirare l'aria e a pregare. Così fece lui, come un uomo qualsiasi, come un contadino. Questa è la sua nobiltà. Mai rinnegò il suo paese, mai rinnegò le sue origini, mai rinnegò la sua famiglia. In quel tempo, infatti, egli risiedeva nel suo paese natale per motivi di salute. Quello non fu per lui un periodo facile. Era fortemente tormentato nell'intimo e temeva di cadere nel peccato, sentendosi assalito dal demonio. E questo non dà pace, perché si muove. Ma voi credete che il demonio esiste? Non siete tanto convinti, dirò al vescovo di fare delle catechesi. Esiste o non esiste il demonio? E va da parte, si mette dentro di noi, ci muove, ci tormenta, ci inganna. E lui aveva paura che il demonio lo salisse, lo spingesse al peccato. Con pochi poteva parlarne, sia per via epistolare, sia in paese. Al solo arciprete Don Salvatore Pannullo manifestò quasi tutto il suo intento per avere di rischiarimenti, perché non capiva, voleva chiarire cosa accadeva nella sua anima. Bravo ragazzo questo. In quei terribili momenti Padre Pio trasse linfa vitale dalla preghiera continua e dalla fiducia che seppe riporre nel Signore. Tutti i brutti fantasmi che il demonio mi va, così diceva, tutti i brutti fantasmi che il demonio mi va introducendo nella mente spariscono allorché fiducioso mi abbandono nelle braccia di Gesù. Ma qui c'è tutta la teologia. Tu hai un problema. Tu sei triste, sei ammalato, ma abbandonati nelle braccia di Gesù. Tutto è questo, e questo ha fatto lui. Amava Gesù e si fidava di lui. Così gli scriveva al provinciale, asserendo che il proprio cuore si sentiva, e così scriveva, attratto da una forza superiore prima di unirsi a lui la mattina in sacramento. E questa fame e sete, anziché rimanere appagata, dopo averlo ricevuto, si accresceva sempre di più. Padre Pio si immerse quindi nella preghiera per aderire sempre meglio ai disegni divini. Attraverso la celebrazione della Santa Messa, che costituiva il cuore di ogni sua giornata e la pienezza della sua spiritualità, raggiunse un elevato livello di unione col Signore. In questo periodo ricevette dall'alto speciali doni mistici che precedettero il manifestarsi nelle sue carni dei segni della passione di Cristo. Cari fratelli e sorelle di Pietrelcina e della diocesi di Benevento, voi annoverate San Pio tra le figure più belle e luminose del vostro popolo. Questo umile frate cappuccino ha stupito il mondo con la sua vita tutta dedita alla preghiera e all'ascolto paziente dei fratelli, sulle cui sofferenze riversava come balsamo la carità di Cristo. Imitando il suo eroico esempio, le sue virtù, voi possiate diventare pure strumento dell'amore di Dio, dell'amore di Gesù verso i più deboli. Al tempo stesso, considerando la sua incondizionata fedeltà alla Chiesa, darete testimonianza di comunione, perché solo la comunione, cioè essere sempre uniti in pace fra noi, la comunione fra noi, perché la comunione solo edifica e costruisce. Un paese
che litiga tutti i giorni, non cresce, non si costruisce, spaventa la gente. È un paese malato e triste. Invece un paese dove si cerca la pace, dove tutti si vogliono bene, più o meno, ma si vogliono bene, non si augura del male, questo paese, benché ci sia piccolo, no? cresce, si allarga e si diventa forte. Per favore, non spendere tempo, forse, in litigare fra voi. Questo non fa nulla, non ti fa crescere, non ti fa camminare. Pensiamo a un bambino che piange e non vuole muoversi dalla sua culla e piange. E quando la mamma lo porta in pavimento perché incomincia a gattonare, piange e torna lì. Vi domando, quel bambino sarà capace di camminare? No, perché è sempre la culla. Se un paesino litiga, sarà capace di crescere? No, perché tutto il tempo, tutte le forze vanno a litigare. Per favore, pace fra voi, comunione fra voi. E se a qualcuno di voi viene voglia di chiacchierare di un altro, mordete la lingua, vi farà bene. Bene all'anima, perché la lingua si gonfierà, ma vi farà bene anche al paese. Date questa testimonianza di comunione. Auspico che questo territorio possa trarre nuova linfa dagli insegnamenti di vita di Padre Pio in un momento non facile come quello presente, mentre la popolazione decresce. E decresce progressivamente, invecchia, perché molti giovani sono costretti a recarsi altrove per cercare lavoro. La migrazione interna dei giovani, problema. Pregate la Madonna perché vi dia la grazia che i giovani trovino lavoro qui, fra voi, fra la famiglia, e non siano costretti ad andarsene a cercare un'altra parte. E il paese giù. Ma la popolazione invecchia, ma è un tesoro, I vecchi sono un tesoro, per favore, non emarginate i vecchi. Non emarginare i vecchi, i vecchi sono la saggezza. E che i vecchi imparino a parlare con i giovani imparino a parlare con i vecchi. Loro hanno la saggezza di un paese, i vecchi. Quando sono arrivato mi è piaciuto tanto salutare uno da 99 anni e una ragazzina del 97. Ah, bellissimo! Ma questi sono la saggezza vostra. Parlate con loro, che siano protagonisti della crescita di questo paese. L'intercessione del vostro santo concittadino sostenga il proposito di unire le forze, così da offrire soprattutto alle giovani generazioni prospettive concrete per un futuro di speranza. Non manchi un'attenzione sollecita e carica di tenerezza, l'ho detto, agli anziani. Sono un patrimonio delle nostre comunità. Piacerebbe che una volta si desse il premio Nobel agli anziani che danno memoria all'umanità. Incoraggio questa terra
a custodire come un tesoro prezioso la testimonianza cristiana e sacerdotale di San Pio de Pietrelcina. Essa sia per ciascuno di voi uno stimolo a vivere in pienezza la vostra esistenza nello stile delle beatitudini e con le opere di misericordia. La Vergine Maria, che voi venerate con il titolo di Madonna della Libera, vi aiuti a camminare con gioia sulla via della santità. E per favore pregate per me, perché ho bisogno. Grazie. Adesso vi invito a pregare una Ave Maria alla Madonna e vi darò la benedizione. Preghiamo insieme. Ave o Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Grazie. Dunque sta per concludersi la prima tappa del pellegrinaggio di Francesco nei luoghi di Padre Pio. Abbiamo sentito il suo primo discorso a Pietrelcina, adesso il saluto. Tre vescovi e poi dei frati stanno salutando il Papa, che invece ha sottolineato nel suo discorso, l'avete sentito, l'incontro con due giovinotti, una fanciulla di 97 anni e un signore di 99. Tra l'altro l'unico passaggio applaudito in studio, poi invece, che è strano, in studio si applaude soltanto di solito quando viene chiesto a comando, invece qui c'è stato un applauso spontaneo quando il Papa ha proposto il Nobel per gli anziani. Sentiamo ancora, vediamo ancora i saluti, ma intanto nel suo discorso Francesco ha sottolineato un altro aspetto della spiritualità di Padre Pio, Don Carmelo, un aspetto di cui non avevamo parlato e che pure lega il Papa con il santo di Pietrelcina, vale a dire il riconoscere nei poveri la carne del Signore. Chi erano i poveri per Padre Pio? Per Padre Pio i poveri erano veramente la carne di Cristo, e parliamo di poveri a 360 gradi, poveri che non hanno beni, e i sofferenti nel corpo, gli ammalati, per i quali costruisce questo straordinario ospedale nella steppa. Noi dobbiamo immaginarci San Giovanni Rotondo 70 anni fa, non c'era assolutamente niente, c'era una montagna, era un territorio brullo, desertico. Fa spaccare la montagna a costruire un moderno ospedale per i malati, e cerca di farlo nella maniera migliore possibile, perché nell'ammalato c'è Gesù, come il Vangelo ci insegna d'altronde. E poveri sono anche i peccatori, quelli che non hanno Dio. E Padre Pio ha vissuto praticamente tutta la sua vita, tutto il suo ministero sacerdotale in confessionale, restituendo la grazia di Dio a tanta gente smarrita, il consiglio, la guida spirituale. Quindi tutti i poveri possibili. C'è stato anche un passaggio dello studio delle virtù del servo di Dio, dell'allora servo di Dio
Padre Pio da Pietrelcina, in cui i teologi che hanno studiato la causa hanno sottolineato proprio questo aspetto, cioè il suo amore per il Signore e la valorizzazione della sofferenza si trasforma in Padre Pio in promozione sociale, direi, in servizio ai sofferenti, ai poveri, perché è come se ci fosse dietro un principio. Tutti i problemi, tutte le malattie, tutte le povertà che si possono risolvere, risolviamole, diamoci da fare, rimbocchiamoci le maniche. Cioè è importante questo, perché la valorizzazione della sofferenza non è l'esaltazione del dolore. Non è masochismo, non è masochismo, è la stessa casa, appunto, il Padre Pio ce lo dice in maniera chiarissima, fisica. Costruisce un ospedale apposta. Con un grande ospedale, quando dico grande non soltanto per dimensioni, ma per qualità. E però... ci sono croci che non si possono risolvere, certo. Malattie che non passano, che non si curano, problemi che non si riescono a superare. Allora forse quei problemi sono venuti per risolvere me, per trasformare me, perché non c'è croce che venga senza Gesù. Allora il Signore forse mi vuole visitare in quell'esperienza, vuole farmi capire, sperimentare che Dio è Padre, Padre buono anche nel dolore, e attraverso quel dolore farmi diventare più generoso, più mite, più umile, più credente. E questo è il mistero della gioia che nasce nella sofferenza. E solo Gesù Cristo ha potuto portare questo nella storia dell'umanità. Non esistono laboratori o università che possano insegnare questo. Solo Gesù e i suoi santi. Senti, a proposito invece di misericordia e della vita spesa da Padre Pio all'interno del confessionale, ma com'era Padre Pio nel confessionale? Io non ho mai capito fino in fondo questo, perché tu prima parlavi di una persona che sapeva sorridere, bonaria, che giocava, che scherzava con gli altri, addirittura raccontava barzellette, e poi però esiste anche una tradizione secondo cui era particolarmente severo, la gente si spaventava ad essere confessata da Padre Pio, eppure però poi ci tornava. Beh, io penso che non bisogna generalizzare, credo che come un buon medico e un buon educatore, Padre Pio usasse a seconda della necessità una medicina dolce e una medicina amara. Credo che Padre Pio trattasse bruscamente chi andava a confessarsi da lui o addirittura negasse la soluzione, cosa che è anche capitata, quando vedeva che non c'era serietà nel proposito di convertirsi. Allora, per fargli entrare in se stesso colui che si era avvicinato in maniera superficiale, non tanto a Padre Pio quanto al sacramento, Padre Pio sceglieva di usare delle maniere brusche, ma per lo più la gente ritornava in se stessa e capiva che talvolta l'amore passa mediante una carezza, qualche volta occorre anche una cosa diversa. Ma questo secondo te perché può capitare a ciascuno di noi di andarsi, come dire, a confessare in maniera superficiale, o perché magari andavano da Padre Pio a un certo punto persone seguendo una specie di moda, visto che bisognava prenotarsi addirittura con lunghissimo tempo d'anticipo, e lui credo passasse, credo forse anche 18 ore al giorno in confessionale. Allora, prima di tutto bisogna osservare che queste cose le poteva fare Padre Pio. Se le facessi io in confessione, di trattare male le persone non sarebbe assolutamente lecito a me e a ogni sacerdote. Però Padre Pio doveva lottare prima di tutto con il fenomeno della curiosità. Molta gente andava per vedere le stimmate, per conoscere il frate che faceva i miracoli, e Padre Pio non voleva attirare l'attenzione su di sé ma sul Signore. E poi in alcuni casi vedeva che forse non c'era ancora la maturità necessaria alla assoluzione, quindi sceglieva di far aspettare un po', così fuori della porta del confessionale, simbolicamente parlando, in attesa che il tempo fosse maturato. Senti, mi aiuti ancora a entrare dentro la storia, la spiritualità di Padre Pio, e a capire che cosa dice sempre a noi. Mi riferisco in particolare a un passaggio che il Papa ha fatto anche a braccio, quello della lotta con il demonio. Il Papa ci ha fatto dire alla gente di Pietrelcina: ma voi
credete che esista il demonio, perché poi la storia di Padre Pio appunto racconta che lui lo vedeva faccia a faccia e lottava corpo a corpo, che non è la nostra esperienza. La nostra esperienza è una lotta, diciamo, interiore. Sì, allora, penso che bisogna ricordare che nella tradizione cristiana la lotta contro il demonio è, diciamo così, uno standard più volte praticato. Parliamo di Antonio Abate nel deserto, anche lì si parla di lotta corpo a corpo, e anche lui... Gesù nel deserto. Anche Gesù nel deserto, ma voglio dire, anche all'interno della tradizione monastica c'è questa lotta corpo a corpo. Lo stesso Lutero parla della sua lotta contro il demonio, quindi è un fenomeno. Teresa d'Avila, il curato d'Ars, anzi le due figure, cioè Padre Pio e il curato d'Ars, per la pratica proprio del confessionale, dunque per la pratica degli effetti di questo, del male sulla vita delle persone, chiaramente poi dopo questi effetti si fanno sentire anche in senso corporeo. E è molto interessante quello che diceva Papa Francesco, perché dice: da una parte ci credete, cioè l'elemento, il demonio è oggetto di fede, perché lo troviamo nel Vangelo e perché lo troviamo nella tradizione della Chiesa. Dall'altra parte, dice il Vescovo, si fa catechesi sul demonio, perché oggi si parla tantissimo di demonio in varie i misteri, le trasmissioni anche televisive che fanno speculazione su questa realtà del sommerso, ma forse appunto non si ha chiaro di che cosa si parla. Quindi da una parte oggetto di fede, dall'altra parte invece necessità di una catechesi su questa realtà. La cosa moderna, credo, di Padre Pio è che talvolta il demonio, dice, gli si manifesta come un giovanotto ben vestito. Quindi non il demonio delle corna del Medioevo, eccetera, eccetera, ma un demonio dentro agli elementi della modernità. Il giovanotto ben vestito nelle vesti della cultura consumistica, eccetera, eccetera. E quindi sarebbe interessante uno studio quello che Padre Pio dice del demonio, appunto per vedere oggi che tipo di, diciamo così, di messaggio può dare alla realtà contemporanea. E insisto, la cifra della corporeità, dunque della materialità, mi sembra una cifra di carattere moderno, perché è l'epoca della medicina, è l'epoca dell'empiria, è l'epoca del laboratorio, è l'epoca in cui si vuol vedere, toccare, sperimentare, e quindi anche questa realtà del male, diciamo, si manifesta in questo modo, come la realtà del bene si manifesta poi in senso materiale, e come c'è questa materializzazione della casa del sollievo, che è questa, diciamo, questa esplicitazione sociale, materiale, della risurrezione, quindi del fare del bene agli uomini, del risuscitare questi uomini nella carne, di agire dentro la carne dell'uomo. Quindi credo che questo sia, e ad ogni modo si pone questo interrogativo sul male. Un altro aspetto del discorso che abbiamo sentito era il legame con la Chiesa. Il Papa ha parlato di maternità della Chiesa. A leggere la storia di Padre Pio, insomma, è stata una maternità quantomeno conflittuale, quella tra la Chiesa, istituzione, e il frate di Pietrelcina. Sì, questo è un elemento che torna non di rado nella storia della santità. L'istituzione, e direi gli uomini dell'istituzione, fanno un po' fatica ad accogliere la novità dello Spirito. Ma ciò che contraddistingue Padre Pio, come tutti i santi, ma Padre Pio direi per antonomasia, è la sua straordinaria obbedienza alla Chiesa, la sua assoluta docilità alle disposizioni della Chiesa. I suoi problemi con l'autorità, mettiamo delle virgolette, cioè, ma lui non, per a lungo non ha potuto nemmeno celebrare in pubblico, esatto, per esempio, comincia, no? Esatto, questo è avvenuto negli anni 30, fra il 31 e il 33, ma i suoi problemi cominciano anche prima, direi proprio dall'inizio, anche da frate, da giovane sacerdote, diceva prima Padre Francesco, ha qualche confronto anche con i superiori, addirittura non gli viene concesso subito il permesso di confessare, devono passare degli anni. Proprio a lui? Proprio a lui, per vari anni Padre Pio non può confessare, perché
i superiori dell'ordine non gli danno fidano. Questo permesso, esatto, pur sapendo il provinciale, che era pure suo padre spirituale, che era un santo, che Padre Pio era santo, però non gli dà questa concessione. Tutto il suo ministero poi sarà nel confessionale, ma lui deve vivere questa Nazareth, si diceva prima, di silenzio, di nascondimento, forse anche di preparazione, con sofferenza, lo scrive nelle sue lettere. Poi cominciano i problemi col vescovo locale, il vescovo di Manfredonia, che all'epoca faceva un po' parlare di sé, che non solo non lo capisce, ma lo perseguita e lo colpisce anche per quanto può. Senti, riprendiamo subito questo racconto. Prima però devo andare da Luigi Ferraiuolo a Pietrelcina, perché il Papa, l'avete visto, ha lasciato il palco e sta per lasciare anche il paese e dirigersi a San Giovanni Rotondo. Luigi. Buongiorno, buongiorno, rieccoci qui a Pietrelcina. Come hai detto tu, Gennaro, il Santo Padre sta scendendo dal palco, ma da quello che abbiamo capito si fermerà a salutare le persone che lo acclamano e lo chiamano da vicino. Lui praticamente ha questa fortissima carica empatica con tutti i fedeli che sono qui a Pietrelcina. Sempre qui con me c'è Don Alessandro. Noi abbiamo ascoltato il commento che avete fatto in studio, un elemento di diciamo non previsto del discorso del Papa è quello di con lui ha raccontato con una battuta, diciamo, al tempo di Padre Pio non c'erano gli antibiotici, per curarsi bisognava tornare a casa dalla mamma, cioè quindi un discorso sul legame con le origini di Padre Pio, che non ha mai tradito. Certo, non ha mai rinnegato il suo legame con Pietrelcina e con il Sannio, con Benevento. Ricordiamoci che Padre Pio in realtà è stato ordinato a Benevento su suggerimento, Papa Francesco lo ha citato, di Don Salvatore, il parroco dell'epoca, sacerdote diocesano della Chiesa Sannita e Beneventana, e non ha mai rinnegato anche le origini con quello che poteva essere un elemento, un segno del suo territorio, con il suo dialetto. Ecco, Padre Pio sicuramente ha espresso, ci ha trasmesso un grande mistero rispetto a questa vicenda che potrebbe sembrare una vicenda squisitamente puramente umana, di carattere sanitario, medico. Arriva a Pietrelcina perché sta male, incomincia a sentirsi meglio, si allontana da Pietrelcina e incomincia a peggiorare. Ecco, un mistero, come mai ogni qualvolta Padre Pio metteva piedi fuori da Pietrelcina e incominciava a restare male. In effetti era un mistero, in quanto era un progetto nella mente di Dio. Infatti un progetto importante, un altro elemento di modernità, lo avete accennato in studio. Io aggiungo solo questo, che un nipote di Padre Pio, Manfredi Saginario, Padre Pio spesso profetizzava alle persone quello che sarebbe stato il loro lavoro, il loro destino, le persone glielo andavano a chiedere, voleva diventare frate, andò dallo zio per chiederglielo e lo zio gli disse: no, fai il medico, perché facendo il medico salverai tante persone. Lui aveva un grande rispetto per la scienza, che spesso non viene ricordato, mentre invece proprio con la creazione della Casa Sollievo della Sofferenza raggiunge il culmine nello statuto di Casa Sollievo della Sofferenza. Padre Pio fa scrivere: deve essere un centro di alta specializzazione transnazionale, i migliori medici, la migliore scienza medica del mondo deve stare qui, per parlare, diciamo, della modernità di San Pio. Il Papa sta salutando le persone, è ancora fermo qui a Pietrelcina, vi lascio la linea e se ci sono novità vi aggiorno ovviamente prima che il Papa possa partire. Grazie, grazie Luigi. Noi riprendiamo un po' anche il discorso che stiamo facendo prima sul tema della maternità, discorso ripreso anche da Luigi Ferraiuolo con il suo ospite, delle difficoltà però a vivere questo rapporto di Padre Pio. Sì, un rapporto vissuto con difficoltà ma con un immenso amore da parte di Padre Pio. Si diceva prima i problemi anche con il vescovo locale, poi con il passare degli anni cominciano anche gli interventi del Vaticano. Nel 21 arriva l'inquisitore del Sant'Uffizio a San Giovanni Rotondo e fa una visita straordinaria che è stata anche pubblicata recentemente per intero, in cui fa una visita capillare ad ogni dettaglio del fenomeno Padre Pio, fa irruzione nella sua cella di notte per vedere cosa sta facendo e si fa consegnare immediatamente tutte le sue lettere ai padri spirituali. Padre Pio è docilissimo, si fa scoprire le piaghe, se le fa toccare addirittura dall'inquisitore del Sant'Uffizio, che è il vescovo Carlo Raffaello Rossi,
Nel 21 questo, eh? Senti, fermiamoci un attimo al 1921, facciamo un salto, certo, di quasi 100 anni, 97, sentiamo che cosa stanno dicendo adesso a Papa Francesco le persone che sono lì a Pietrelcina. Hola Francesco. Francesco!
Concluso dunque il primo appuntamento, l'abbraccio poi della gente di Pietralcina, scene anche di grandissima tenerezza, in particolare quella in cui, non so se avete colto un po' dall'audio, il dialogo tra Francesco e i genitori di un bimbo piccolo che piangeva, a cui il Papa ha suggerito di dargli da mangiare, di dargli del latte. E ancora invece qua stava venendo fuori un altro applauso, lo potete fare se lo volete fare, eppure un altro, eppure delle immagini molto molto belle, molto tenere, anche la pazienza, l'attesa perché si potesse scattare la fotografia insieme a Francesco, che veniva chiamato a gran voce: Papa, 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 avete sentito, vieni qua. E lui ha salutato davvero ciascuna persona. Adesso sta per prendere l'elicottero ad andare a fare questo spostamento, uno spostamento di regione, dalla Puglia alla Campania, dalla provincia di Foggia a quella di Benevento, dalla diocesi di Manfredonia Vieste, anzi scusatemi, dalla diocesi di Benevento alla diocesi di Manfredonia Vieste, appunto San Giovanni Rotondo. Tra poco torneremo a collegarci con i nostri inviati. Continuiamo però a riprendere, sempre riascoltando il discorso che ha fatto Papa Francesco, il racconto delle difficoltà anche che ha avuto, che forse ha ancora Padre Pio, che pure è santo della Chiesa. Di questo ne parliamo però tra un attimo, perché mi dicono che è pronto il collegamento con Luigi Ferraiuolo da Pietrelcina. Luigi. Eccoci, come è cominciata questa visita, cioè schizzicando, cioè piovigginando, adesso praticamente siamo ritornati alla pioggia. Credo che proprio Papa Francesco sia stato provvidenziale, è spuntato il sole quando lui è atterrato e adesso che sta per andare via, di nuovo le nuvole e le gocce d'acqua fanno capolino. Il Papa in questa visita a Pietrelcina, c'è una cosa che non avevamo ancora raccontato, che è molto bella, molto carina. Cioè Papa Francesco ha incontrato due vecchietti, anzi a dire la verità una coppia e un vecchietto. Zio Alberto, come viene detto, come viene chiamato qui, zio Alberto Orlando, tutti lo definiscono lo zio del paese, è praticamente un parente di Padre Pio, lo potete vedere nelle immagini, è un parente di Padre Pio, 99 anni, tutto il paese si sta organizzando per la festa, il prossimo anno del centenario, ed era praticamente una di quelle persone, lui abita proprio qui a Piana Romana, di fronte alla cappellina dell'Olmo, e ricorda i tempi in cui praticamente Padre Pio arrivava qui, e in particolare lui è cresciuto con i due amici più stretti, tra cui zio Paris di Padre Pio, cioè le persone che andavano a scuola con Padre Pio, e da loro ha raccolto testimonianze e memorie incredibili, e poi lungo gli anni ha coltivato questo rapporto andando sempre a San Giovanni Rotondo, dove Padre Pio si trovava. Mentre invece l'altro vecchietto che ha incontrato il Papa è zio Cosimo, zio Cosimo Cavalluzzo, 98 anni lui. Pietrelcina è capace di eventi straordinari anche con l'età di tanti suoi anziani. Zio Cosimo è particolare, ha tantissime storie su Padre Pio, l'ha conosciuto nel 1939 e soprattutto è stato capace di percorrere a piedi per 6 volte da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo. Il primo viaggio durò 4 giorni e ogni anno, ancora oggi all'età di 98 anni, percorre in ricordo del primo viaggio a piedi di Padre Pio da Pietrelcina a Benevento, questo stesso tragitto che sono circa 9 chilometri, ogni anno lo percorre lui ancora a 98 anni. Io vedrei il pezzo, grazie, e poi la linea ritorna allo studio. Padre Pio è nato in questo mondo contadino, semplice ma forte, qualche volta rude, che ha l'anima del popolo, come un suo vecchio devoto e amico, zio Cosimo, 98 anni, che ancora oggi percorre a piedi ogni agosto la distanza tra Pietrelcina e Benevento in sua memoria. 28 e 29 luglio, vero, prima di essere fatto sacerdote, e noi facciamo quella strada che lui ha fatto a piedi fino al dopo. Insomma, stiamo conoscendo anche un po' le persone che hanno incontrato Padre Pio. Adesso facciamo una piccola pausa, poi riprenderemo con il racconto ormai
spostato su San Giovanni Rotondo. A tra poco. Padre Pio è stato un servitore della misericordia. Eccoci di nuovo in diretta nel racconto di questa mattina del viaggio di Francesco nei luoghi di Padre Pio. In questo momento il Papa si sta dirigendo a San Giovanni Rotondo, ma noi abbiamo da farvi vedere una fotografia e raccontarvi una storia di quello che è appena accaduto a Pietrelcina. Eccola qua la foto, abbiamo visto anche le immagini in diretta di quello che avevo chiamato un dono gastronomico. A vederlo bene ci rendiamo conto che si tratta di zeppole di San Giuseppe, dolce del centro-sud, che viene del sud-centro direi, che viene fatto proprio in prossimità della festa di San Giuseppe. Si tratta di un dono della Caritas di Benevento ed in particolare dei rifugiati. E noi credo che siamo in grado anche di farvi vedere, no, non è vero, mi hanno detto che eravamo in grado di farvi vedere il racconto di chi aveva preparato questo regalo per il Papa. Però abbiamo visto prima, raccontato da Luigi Ferraiuolo, alcune testimonianze di amici di Padre Pio, e il legame con Pietrelcina, con la sua terra d'origine, e le amicizie sono un elemento importante della storia di Padre Pio. Certamente, nel testo il Papa ha fatto un cambiamento, nel senso che ha voluto sottolineare in maniera speciale proprio questa dimensione, l'affetto di Padre Pio per Pietrelcina, affetto mantenuto anche lungo tutto il resto della sua vita. Credo che questa sia una caratteristica molto italiana e molto francescana. Anche San Francesco, ad esempio, era affezionatissimo ad Assisi e in qualche modo prendeva parte alle vicende politiche di Assisi, quando il podestà, diciamo il sindaco e il vescovo di Assisi erano in lite, entrò con una strofa del Cantico delle Creature per far pace, per far ritornare nella pace i due. Così per quanto riguarda Pietrelcina, Padre Pio ha sempre mostrato questo grande affetto per il suo paese natale, per i parenti, ma in un piccolo paese tutti sono un po' parenti, e per gli amici della sua infanzia. Gradiva questi doni culinari, come ancora adesso è stato fatto con le zeppole di San Giuseppe per il Papa. Penso che questo sia di grande attualità nel momento storico che viviamo in Italia. San Giovanni Paolo II spiegava che il comandamento di onorare il padre e la madre è prolungato nell'amore per la patria, per la piccola patria della propria città, del proprio paese, ma anche insieme per l'Italia. Ecco, questa cittadinanza sempre sentita da Padre Pio è un grande insegnamento molto attuale. E tra l'altro Padre Pio anche, poi lo ricordavate voi prima, fisicamente cambiato... mi verrebbe dire la geografia in qualche modo, in particolare di San Giovanni Rotondo, e tutto questo proprio nell'ottica di un amore per la gente, di una missione anche sociale. Mi riferisco in particolare alla Casa Sollievo della Sofferenza, a questo importantissimo ospedale voluto e fatto costruire da Padre Pio e poi oggi ancora un polo di eccellenza. Proprio qui Papa Francesco incontrerà dei malati, i più piccoli, e qui in questo momento è già il nostro Nicola Ferrante con cui ci colleghiamo. Nicola. Gennaro, buongiorno. Allora mi trovo sul piazzale di Casa Sollievo della Sofferenza, alle mie spalle la vedete, la grande struttura voluta da Padre Pio. Vi racconto che cosa accade nei prossimi minuti. Intanto in questi istanti si sta recitando il rosario per attendere il Papa. Il Papa dovrebbe atterrare a San Giovanni Rotondo intorno alle 9:30, quindi tra pochi minuti, è previsto l'atterraggio al campo sportivo Antonio Massa, che
che si trova in fondo da questa parte qua. Dopodiché lui ripartirà da lì in Papa Mobile e arriverà fino alla struttura, all'ospedale, percorrendo Viale dei Cappuccini sostanzialmente. Dovrebbe dunque arrivare in macchina proprio da questa parte della strada ed è previsto soltanto un... il saluto per TV 2000. Allora, grazie a padre Luciano, senti, io non osavo così tanto. Io faccio un saluto a tutti quanti in studio, San Giovanni Rotondo è in festa ed è vicino a tutti quanti voi. Eccoci qua, vedete, stanno sventolando i foulard, ci sono tutti i vostri amici, pace e bene a tutti. È un giorno di festa, è vero? È un giorno di festa veramente per tutti quanti noi, i figli spirituali di Padre Pio sono tutti qui, siamo davanti a Casa Sollievo, gli ammalati stanno aspettando la visita del Santo Padre, qui c'è il personale, ci sono tutti coloro che sono legati con i gruppi di preghiera al mondo di Padre Pio e sono qui per dare il loro saluto al Santo Padre. Questa è la creatura di Padre Pio. Sì, senz'altro, qui vedete il segno di Padre Pio, lo vedete nelle pietre, ma lo vedete soprattutto in questa gente che si è alzata prestissimo, ha viaggiato, ha fatto tanti sacrifici e sono qui, non ci sono nemmeno le sedie, siamo tutti in piedi ad aspettare il Santo Padre. Questo è il segno che lascia Padre Pio nel cuore della gente. Grazie a padre Luciano Lotti, vi lasciamo tornare alla preghiera. E quindi vieni padre Giovanni, intanto stanno pregando, quindi non osavamo addirittura interrompere la preghiera, però è stato bello questo momento. Allora, padre Giovanni è un residente di San Giovanni Rotondo, è vero? Beh, sono sacerdote di questa diocesi, per cui credo che sia un grande onore per tutta la nostra diocesi che il Papa venga a visitarci. Per me poi l'emozione è grande in questo momento ed è doppia, perché sono coinvolto non solo come presbitero di questa diocesi ma anche come cittadino di San Giovanni Rotondo. Tra l'altro i miei genitori lavorano entrambi in questo ospedale di Casa Sollievo della Sofferenza, che in qualche modo fa parte della grande famiglia di Padre Pio, per cui descrivere l'emozione di questi momenti è difficile. Io ho vissuto la visita di Giovanni Paolo II, avevo un anno, non la ricordo. 1988-89? 87. 87. Avevo un anno, non ne ho memoria, però ho vissuto quella di Benedetto XVI nel 2009 da seminarista, quindi servivo la messa, e oggi vivo da presbitero nella concelebrazione la visita di Papa Francesco, per cui lei può comprendere che l'emozione è grande e non è facile. Senti, padre Giovanni, io stavo raccontando ai nostri telespettatori il percorso, perché il Papa arriva di là, però qui dovrebbe, vi stavo dicendo, soltanto transitare, cioè certo. non è previsto ma ecco, noi confidiamo anche nella bontà del nostro Papa, nel suo grande amore alla gente. Comunque quello che a noi importa è vederlo, manifestargli il nostro affetto. Padre Pio ci ha insegnato, ecco, l'affetto sempre al Papa, sempre. Anche perché ci sono tanti ammalati qua, io poi prego l'operatore di continuare a seguirmi. Vieni padre Giovanni, tu segui me, perché vorrei farvi vedere dove poi dovrebbe andare, percorrendo questa strada. Dunque lui punta ad andare verso il poliambulatorio. Il poliambulatorio, dovete capire, che non è vicino, non è in Casa Sollievo della Sofferenza, ma si trova proprio alla fine di questa strada, cioè è un'altra struttura, è Viale Padre Pio, però il Papa non poteva non fare questo percorso, no? Cioè una breve sosta. Innanzitutto il poliambulatorio è intitolato a San Giovanni Paolo II, quel pontefice che ha conosciuto Padre Pio, che si è confessato da lui e che ha voluto fortemente in qualche modo anche la beatificazione e la canonizzazione di Padre Pio. Soprattutto nel poliambulatorio Giovanni Paolo II si trova la realtà dell'oncoematologia pediatrica. Sono i bambini, insomma, 25 bambini in oncoematologia e 25 in pediatria, quindi una cinquantina in totale. È vero che fate anche dei progetti con le scuole per portare le scuole a conoscere questa realtà così difficile? Non solo le scuole, ma ecco, molti personaggi famosi anche del mondo dello spettacolo, dell'arte, arrivano qui anche in incognito, nell'assoluta umiltà, per dare il loro contributo. E vogliamo menzionare anche il contributo di Casa Zeni, una struttura di Casa Sollievo della Sofferenza che ospita gratuitamente le famiglie di questi bambini. Che quando vengono qui sono ospiti gratuitamente, sono momenti molto dolorosi. Quindi il Papa, una volta arrivato lì alla struttura rossa in fondo, poi ritornerà verso il convento, per chi è pratico, di San Giovanni Rotondo, e poi da lì la visita alla comunità dei Cappuccini e la vestizione per la Santa Messa. Come vedete è una mattinata molto articolata. Senti padre Giovanni, ti strappo una conferenza.
confessione. È vero che è stato Francesco a chiedere di incontrare la realtà più sofferente di Casa Sollievo della Sofferenza? Beh sì, almeno ecco, per quello che a noi risulta lui voleva essere vicino, secondo il suo stile di essere vicino alle periferie, alle realtà più difficili, a quella che poteva essere una delle tante realtà più delicate. Ecco, è stata segnalata questa realtà dell'oncologia pediatrica, però al di là di questo credo che sia significativo che tutto il popolo di Padre Pio, ripeto, la diocesi di Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo, la Casa Sollievo della Sofferenza e tutti quanti noi manifestiamo insieme con gli ammalati il nostro affetto e la nostra devozione al successore di Pietro. A proposito degli ammalati, Gennaro, e poi vediamo il servizio, volevo farti sentire brevemente le voci degli ammalati che attendono anche il Papa, perché è un momento bello. Signora, stiamo aspettando il Papa, quali emozioni? Mamma, tantissimo, tantissimo. Hanno operato mio marito ieri, lo stiamo aspettando con il cuore. Come sta suo marito? Dai, forza. Signora, lei? Ah, emozionatissima. Voi siete gli infermieri, i medici? Sì, sì. Com'è sì. Lavorare in questa struttura? È stupendo. Io non conosco altre strutture, comunque si sta bene. E lei, signora? È complessa ed è bellissima e ci fa onore lavorare nella sua casa. È vero. Questo è il clima degli ammalati. Ce ne sono tanti, vogliono parlare tutti. Ne prendo un altro perché cioè, da prima che mi voleva dire... Lei è venuto, è un ammalato, giusto? Malato, sì. È venuto proprio ancora qui in ospedale, come... Io sono sceso con la febbre addosso, che voglio vedere il Papa. Ha la febbre stamattina? Voglio vedere il Papa, lo voglio incontrare. E qui adesso passa, come si chiama? Giovanni. Giovanni, lei è sua figlia? Sì. Come si chiama? Imma. Imma, allora queste sono le voci degli ammalati, adesso ve ne facciamo vedere un altro. L'abbiamo incontrato proprio nel reparto di oncoematologia, Gennaro, ieri, si chiama Mirko, ha 18 anni, sta combattendo da 4 anni col cancro. E oggi consegnerà una lettera al Papa nel quale gli spiega quali sono le due forze con le quali combattere contro il tumore. Ascoltiamo la testimonianza di Mirko e poi aspettiamo l'arrivo del Papa. Ecco il servizio, vediamo. È il più grande dei pazienti di oncologia pediatrica alla Casa Sollievo della Sofferenza. Mirko oggi ha 18 anni e lotta senza paura contro il cancro da quando ne aveva 14. Anche lui aspetta Francesco, a cui ha scritto una lettera intensa. Gli ho scritto che secondo me si può raggiungere la guarigione grazie a, oltre alla forza di volontà che deve partire da noi che siamo... e viviamo questo, la forza di volontà, anche grazie alla forza divina, quando vengono a conciliarsi queste due cose, io penso che si può raggiungere la guarigione. Tu la forza di volontà ce la stai mettendo? Sì, sto facendo di tutto proprio per uscirne fuori, insomma, perché da 4 anni sto lottando contro questo brutto mostro. L'uomo cancro, diciamo, e diciamo che sto in fase di terapia, di cura, e non mollo, come si dice. E la forza divina la senti in questo ospedale con la presenza di Padre Pio? Sì, sì, è molto presente anche in ciascuno di noi, dei medici, degli infermieri, tutti, io la sento. E domani magari il Papa è proprio il punto, diciamo, divino sulla terra, è la rappresentazione divina sulla terra, quindi è, diciamo, è bellissimo, sarà bellissimo. Grazie a Nicola e a Mirko soprattutto per questa testimonianza. Il Papa sta arrivando dunque a San Giovanni Rotondo. Andiamo nella piazza dove tra poco celebrerà la messa da Cristiana Caricato. Cristiana. Sì, eccoci in collegamento dall'altra nostra postazione di San Giovanni Rotondo. Come vedete, il sagrato davanti il santuario di San Pio si va progressivamente riempendo. Non ancora tutti sono riusciti a superare i varchi della sicurezza, però intanto vi volevo dare due notizie. La prima, il corpo di Padre Pio si trova in questo momento nella chiesa superiore, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, il vecchio santuario. La teca è stata portata nella navata
facciata centrale insieme al crocifisso delle stimmate. Lo so perché l'ho potuto vedere pochi minuti fa, i frati mi hanno fatto entrare, ovviamente la zona è off limits, neanche i frati cappuccini hanno accesso in questo momento, lo avranno tra poco, perché lì poi incontreranno Papa Francesco e sarà lì in questo luogo, nel vecchio santuario, il più amato anche dai fedeli, che il Papa potrà venerare il corpo di Padre Pio e anche il crocifisso delle stimmate. Non solo, un'altra piccola notizia: ogni frate avrà la possibilità di incontrare il Papa, ma non solo, c'è un regalo speciale che il Papa ha voluto fare ai frati di San Giovanni Rotondo, perché incontrerà anche le loro mamme alla fine della celebrazione. Tutte le mamme, quelle viventi naturalmente, quelle che sono qui a San Giovanni Rotondo, perché ricordiamo che questo convento, che è uno dei più numerosi d'Italia, raccoglie frati da tutto il mondo, ebbene quelle presenti potranno salutare il Papa, sono ammesse al baciamano e così potranno incontrare il Pontefice. È un piccolo regalo che il Papa ha voluto fare a questa comunità che da sempre custodisce la memoria di Padre Pio, di San Pio da Pietrelcina. E naturalmente da Pietrelcina, ovviamente, qui a San Giovanni Rotondo aspettiamo il Papa, Papa Francesco, e cresce l'attesa di secondo in secondo, potremmo dire, mentre tutti comunque si stanno preparando in un clima anche di grande raccoglimento. Un'altra cosa che volevo ricordare è che ieri sera, proprio nel santuario di San Pio, si è tenuta una veglia di preghiera con oltre 2000 giovani della Gioventù Francescana, dei gruppi anche di giovani che si raccolgono nel nome di Padre Pio, una veglia animata dai frati di San Giovanni Rotondo, ma anche presieduta dal segretario generale della CEI, Monsignor Galantino. Tra l'altro è uno degli elementi che andrà anche a contribuire al prossimo Sinodo dei Vescovi, quindi ci sarà anche un pizzico di Padre Pio nel Sinodo dei Giovani. Linea allo studio. Grazie Cristiana, il Papa sta atterrando in questi secondi, facciamo subito una pausa e poi le immagini in diretta dell'arrivo di Francesco. Padre Pio è stato un servitore della misericordia. Nuovo in diretta, Papa Francesco è arrivato a San Giovanni Rotondo, tra pochissimo avremo le immagini e ci collegheremo di nuovo con i nostri inviati. Nell'ultimo collegamento Cristiana Caricato ci ha parlato delle reliquie e della loro collocazione nella parte superiore della chiesa e non nella cripta. Qual è il valore cristiano della venerazione delle reliquie? Beh, questo parte dall'importanza del corpo nel cristianesimo, come diceva il padre Giuseppe prima. Il Verbo si è fatto carne, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, sono parole che hanno a che fare con Gesù. Il corpo del cristiano nel battesimo viene consacrato e diventa tempio dello Spirito Santo. Tutti i sacramenti hanno a che fare con il corpo e il martirio, per chi è chiamato questa grazia, è qualche cosa che avviene nel corpo prima di tutto. Quindi quando un battezzato raggiunge la meta della santità è chiaro che al suo corpo, come a quello di tutti gli altri, va riservata una particolare attenzione. Ecco, sono innumerevoli i racconti dei miracoli che il buon Dio ha donato attraverso la venerazione delle reliquie, talvolta anche semplicemente attraverso il contatto. Ecco. In alcuni casi, come sappiamo, il corpo dei santi rimane incorrotto, oppure ci sono dei fenomeni di carattere vitale, nonostante che il santo o la santa siano morti da molti secoli. Ecco, penso che questo sia un segnale di come, quando lo Spirito Santo trasfigura una persona, anche il suo corpo è coinvolto in questa potenza, che è la potenza della santità. Da tutto questo nasce la venerazione per ciò che rimane del corpo di Padre Pio e di tutti gli altri santi. Fin qui abbiamo un po' indagato il rapporto tra Francesco e San Pio, però c'è stato accennato prima in uno dei collegamenti che abbiamo fatto del
rapporto speciale, appunto corpo a corpo stavolta, tra Giovanni Paolo II e Padre Pio, un incontro, il primo credo nel 1948. Che cosa si può dire sulla storia di questo incontro, attorno alla quale la tradizione, insomma alcune voci vogliono addirittura una premonizione, una profezia di Padre Pio, che avrebbe detto a Giovanni Paolo II, a Karol Wojtyła, che sarebbe diventato Papa, ma avrebbe vissuto questo suo servizio alla Chiesa nel sangue. Intanto stiamo vedendo le immagini di Giovanni Paolo II, sono immagini in diretta, però la qualità in questo momento che avevamo delle immagini mi faceva sembrare immagini d'epoca, perciò vi ho detto no, sono le immagini in diretta che abbiamo grazie a Tele Padre Pio e che ritraggono l'arrivo di Papa Francesco. Sì, beh, è stato detto e scritto molto su questo rapporto tra Giovanni Paolo II e Padre Pio. I dati certi sono questi. Giovanni Paolo II va da giovane sacerdote, aveva solo un anno di sacerdozio, a San Giovanni Rotondo e riesce a confessarsi con Padre Pio. Questo evento lo colpisce profondamente, percepisce immediatamente la santità di questo frate e per questo ne rimane devoto, legato. Quasi lo accompagna come una figura che ha a che fare con una sorta di paternità spirituale sulla sua vita, tanto che poi gli scriverà anche più volte. Abbiamo almeno tre lettere che lui scrive a Padre Pio da vescovo, prima vescovo ausiliare di Cracovia, poi arcivescovo di Cracovia, in cui chiede grazie per persone amiche, la Wanda Poltawska, un'amica di studi, una compagna di studi. Queste invece non mi posso sbagliare, sono proprio immagini della visita di Giovanni Paolo II. Questo è lui nella visita nel 1987. Ecco, c'era anche il nostro padre Francesco a San Giovanni Rotondo. E attenzione, Padre Pio non era neanche beato, ovviamente, era solo servo di Dio. Anche questo è un gesto molto forte, no? Ovviamente il suo discorso, il discorso di Giovanni Paolo II in quella circostanza fu cauto, però anche abbastanza esplicito. Si inginocchiò e rimase in preghiera sulla tomba di Padre Pio a lungo. Era tornato anche da cardinale. Dicevo, scrive delle lettere, chiede delle grazie, le ottiene, ringrazia per averle ottenute, ne chiede altre. E per questo, appena fatto Papa, il suo interesse per la figura di Padre Pio si tradurrà poi nello sblocco della causa di beatificazione. Sarà lui a beatificarlo nel 99 e a canonizzarlo pochi anni dopo, nel 2002. Esatto. Intanto le immagini stavolta sono di nuovo in diretta e allora possiamo forse tra poco ci collegheremo con Nicola Ferrante a Casa Sollievo della Sofferenza, proprio per farci vivere la gioia della gente di San Giovanni Rotondo, in particolare degli ospiti di Casa Sollievo della Sofferenza, la gioia di incontrare il Papa. Andiamo subito da Nicola Ferrante. Nicola! Cominciano i servizi. Allora Gennaro, io ci sono, è appena arrivato il corteo, mi sono trasferito perché naturalmente stiamo per attendere l'arrivo del Papa. Voi vedete le immagini della vettura panoramica che sta girando per Viale dei Cappuccini, in questo momento è Viale dei Cappuccini, ma sta per arrivare da questa parte, perché adesso su Viale dei Cappuccini il Papa volterà a destra nell'ingresso monumentale, quello che porta poi, lo vedete, lancio di palloncini, insomma è davvero tutta la città. Dovete pensare che molta gente non è riuscita ad entrare sul piazzale per la Santa Messa, proprio perché è arrivato un mare di fedeli, sono arrivati per accogliere il Papa. Vi dicevo del transito su Casa Sollievo della Sofferenza, dovrebbe essere davvero soltanto un passaggio, moltissimi gli ammalati che naturalmente vorrebbero stringergli la mano o fermarsi con lui, e naturalmente anche quelli che sono per le vie della città. E
credo che sarà difficile, una più di una sosta un po' più lenta sarà molto difficile, però certamente non mancherà l'abbraccio del Papa a questa comunità di ammalati. Lo ricordiamo, oltre 1 milione le prestazioni sanitarie che vengono offerte in questo ospedale, oltre 900 i posti letto tutti pieni, più il poliambulatorio oltre questa struttura che vedete qua. E una delle visite più significative rispetto anche a questo pontificato, perché intreccia l'impegno di Padre Pio per gli ultimi. Pensiamo alla sanità oggi, alle difficoltà di potersi curare, a quanto offre. C'è il lancio di fiori anche per accogliere il Papa, di palloncini. È una sfida quella della cura degli ammalati e soprattutto degli ultimi, che ovviamente continua ad essere l'elemento cardine di questa missione, di questo ospedale, che è uno delle eccellenze in Puglia. Il Papa attraversa questa in Piazza Europa questo omaggio floreale, una porta floreale che è stata offerta dal comune, ed è uno dei simboli dell'accoglienza di questa città, nel segno di Padre Pio e nel segno anche di Francesco. Vi dicevo del percorso che farà il Papa mentre arriva nella parte più bassa. Una volta che è entrato qui dovrebbe sostare brevemente nella parte degli uffici amministrativi, dove ci sono anche altri ammalati, e poi fare la salita che fanno gli ammalati, peraltro, perché siamo sulla montagna e nonostante la difficoltà di arrivare fin qui su, ovviamente sono in tanti a scegliere questo ospedale, a volere curarsi qui e ad arrivarci anche da fuori regione e da fuori dall'Italia. E l'ultimo tratto a questo punto, ecco, mentre vedete la facciata con lo stemma di Padre Pio e lo stemma più in basso del pontificato di Francesco, che verrà sotto il porticato appunto offerto oggi al pontefice. Nel frattempo è arrivato lo staff più stretto del pontefice, intravedo Padre Sapienza sul piazzale, e stiamo a vedere quello che accade. Il programma lo conosciamo, è pubblico e non prevede alcuna sosta e nemmeno che vengano pronunciate delle parole su questo piazzale, ma soltanto un transito prima di arrivare poi alla struttura, l'abbiamo detto e ripetuto, quella dell'oncologia pediatrica. Adesso è appunto il momento in cui sale su Viale dei Cappuccini e imbocca proprio l'ultimo tratto. Un tempo, sì, Gennaro. No, volevo chiederti, Nicola, tu sei entrato dentro questo ospedale e c'è qualcosa, e ci hai raccontato anche una storia, un testimone, insomma, molto toccante, Mirko, che ci ha raccontato un po' la sua storia e la sua battaglia. Ti volevo chiedere però che cosa, se ci sono degli elementi che ti hanno colpito di questo ospedale, dal momento in cui so che quest'opera nasce per Padre Pio per curare nel modo migliore possibile, ma per essere anche un'oasi di umanità, come dire, un ospedale con il cuore. Perché portò questa grande novità, lui è questo, è proprio questo, Gennaro, è proprio questo il punto, lo hai centrato in pieno. Allora, il nocciolo è questa struttura nasce, o meglio viene ideata da Padre Pio negli anni 40, poi l'inaugurazione vera e propria col cardinal Lercaro, peraltro, questo va ricordato, avviene nel 56, però immaginarci quest'opera già negli anni 40 fu un atto, senza voler utilizzare parole troppo forti, profetico, perché puntava appunto a garantire la cura delle persone. In più ci devi aggiungere l'aspetto dell'umanità che dicevi tu. Non sono entrato soltanto nel reparto di oncologia pediatrica, ho avuto la possibilità di entrare anche nel reparto di rianimazione, che è uno dei reparti più difficili, una ventina di posti letto, e come potete immaginare è uno dei temi più delicati in questo momento, perché è quello della difesa della vita fino all'ultimo respiro. All'interno di questo reparto ci sono giovani, ma ci sono anche anziani. Mi hanno fatto vedere una nonnina di non vi do molti parlamenti
particolari perché ovviamente c'è la privacy da rispettare, però mi hanno fatto vedere una nonnina di 97 anni che viene accudita e coccolata a proposito degli anziani a cui il Papa faceva riferimento stamattina, e i tratti con cui appunto vengono accuditi all'interno di questo ospedale sono quelli della umanità insieme alla ricerca scientifica, perché questo è polo di eccellenza tecnologica e scientifica, cioè non va sminuita la parte medico-sanitaria di ricerca avanzatissima per un sud dove sappiamo spesso la sanità arranca, ma a fianco a questo elemento, quello cioè della scienza, c'è senza dubbio anche l'elemento della grande umanità, della grande solidarietà, ecco, che viene offerta. Vi volevo far vedere, dobbiamo fare girare un attimo la camera, però è bello, magari mi segue l'operatore Pino, c'è un quadro di Casa Sollievo della Sofferenza qui che verrà offerto al Papa, lo vedete, che ritrae proprio la struttura, e c'è l'immagine proprio di Papa Francesco e di San Pio da Pietrelcina, eccolo qua, ce lo fanno vedere, grazie, mentre arrivano anche i fotografi del Papa, il Papa sta per entrare, eccolo qui, sta per arrivare in Casa Sollievo della Sofferenza, è alla curva che sta per imboccare, adesso lo vedremo girare da Viale dei Cappuccini, che era la strada, vi stavo dicendo prima, che portava dritta dritta al convento, alla prima chiesetta, quella storica, infatti se la strada che il Papa percorre adesso guarda frontalmente alla chiesetta, cioè ci si può mettere in basso a questa stradina, e la chiesetta, quella più piccola, uno la distingue nettamente, e l'ultimo tratto di questa scarpinata fin qui su, del resto San Pio fu mandato a San Giovanni Rotondo proprio per motivi di salute a curarsi, perché qui c'è l'aria buona, dovrebbe arrivare in questi minuti, c'è l'aria più salubre, e il Papa che arriva da questo ingresso, e poi eccolo qua, lo guardate, eccolo, arriva, gira, è una Papa mobile rivestita di fiori, il Papa saluta, già inquadrato tutti gli ammalati che lo accompagna, che lo accolgono, è entrato terzo Papa a visitare Casa Sollievo della Sofferenza, adesso è una piccola curva che dovrebbe compiere e che lo porta dagli uffici amministrativi, vi dicevo, verso la via che vedete qui alle mie spalle, non è molto lungo il tragitto, è breve, è brevissimo, direi, il problema è che è pieno di gente, così come vedete qui è una distesa di persone che accolgono il Papa e di ammalati e di medici, perché ricordiamo il personale medico che qui sta per accogliere Francesco. Naturalmente è un momento nel quale vediamo attimo dopo attimo quello che dovrebbe accadere. Il Papa è accompagnato, l'abbiamo visto, dal Vescovo Monsignor Castoro, che lo ha accolto al campo sportivo dove ha atterrato l'elicottero che lo ha portato a San Giovanni Rotondo da Pietrelcina, ed è davvero in arrivo a istanti sul piazzale di Casa Sollievo della Sofferenza, l'ospedale di Padre Pio. Naturalmente è uno, come dire, dei momenti più attesi dagli ammalati, l'abbiamo sentito, molti anche con personali vicende di interventi vissuti, perché qui l'attività è andata avanti e va avanti anche stamattina, quindi non è che si è fermato l'ospedale, naturalmente molti sono qui. Vediamo avanzare adesso, lo vedete in fondo al viale, la vettura panoramica, noi la seguiamo con lo sguardo, tranquilli che non lo molliamo un secondo da questa postazione. Ecco il Santo Padre in mezzo a noi, il Papa, Santo Padre, i figli spirituali di Padre Pio invocano la sua benedizione. Santo Padre, una benedizione per Casa Sollievo della Sofferenza. Un saluto. Si ferma. Un saluto ai figli spirituali di Padre Pio. Gli ammalati dai balconi, qui, vi faccio notare gli ammalati dalle finestre. Si è fermata la vettura panoramica. Qui. È un momento di profonda emozione. Ci dia la sua benedizione. Fazzoletti bianchi. I figli spirituali di Padre Pio rinnovano la loro obbedienza. Il Papa cerca con lo sguardo gli ammalati dalle finestre. La saluta, lo Santo Padre.
e riparte, riparte verso il poliambulatorio di oncologia, ci passa davanti. Pensate alle intenzioni che ciascuno sta portando in questi momenti. È un tratto breve quello che lo porta verso il poliambulatorio. Io, Gennaro, adesso provo a seguirlo, ovviamente, per quello che mi è possibile, perché c'è tantissima gente. Continuiamo a tenerlo nell'ultimo tratto, mentre esce da casa Sollievo della Sofferenza. In basso lì, per dirvi, ci sono, c'è l'ambulatorio, e poi va verso l'oncoematologia pediatrica. Gennaro, che dire, un momento breve ma di profonda intensità. Lascerei a te la parola per continuare a seguirlo. Grazie. E poi provo ad andare naturalmente all'uscita dal poliambulatorio quando avrà incontrato i ragazzi. A dopo, Gennaro, a dopo. Grazie davvero, Nicola. Allora ci sentiamo più tardi, proprio nei pressi del reparto dell'oncoematologia pediatrica, dove Papa Francesco incontrerà gli ammalati più piccoli proprio in questi minuti e subito prima di celebrare la messa proprio a San Giovanni Rotondo, in questo luogo dove ogni anno, pensate, arrivano 5 milioni e mezzo di pellegrini. Prima sentivamo che il Papa veniva salutato da quelli che il frate speaker chiamava figli spirituali di Padre Pio, e sono tanti i figli spirituali di Padre Pio, come è diffusissima l'esperienza dei gruppi di preghiera di Padre Pio, che è un'esperienza che nasce con Padre Pio, non in ricordo di... Sì. È interessante perché, come si diceva prima, sembra che Padre Pio sia schierato sul settore della devozione. E invece Pio XII, che è uno degli animatori principali dell'azione cattolica, chiede a Padre Pio di fondare i gruppi di preghiera. E infatti nel dizionario del movimento cattolico, a firma di Borzomati, si trova proprio un articolo che riguarda i gruppi di preghiera. Dunque, dentro a questo settore, diciamo che era quello dell'animazione sociale, anche politica, perché l'azione cattolica aveva il mandato per questa missione di tipo politico, troviamo un articolo che riguarda i gruppi di Padre Pio e i gruppi di preghiera. Questo mi sembra interessante. Poi fosse un altro particolare che, perché noi prima si parlava di tradizionalismo o meno tradizione, direi che gli steccati forse li inventiamo noi. Prima si era accennato, aveva accennato il cronista che l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza viene inaugurato dal Cardinale Lercaro. Beh, il Cardinale Lercaro è una delle figure fondamentali per il Concilio Vaticano II, quindi, diciamo così, se vogliamo parlare di destra o sinistra, è uno degli elementi di progressismo in Italia. Tanto progressista che fu costretto alle dimissioni, diciamo. Esattamente. Cioè, per cui appunto sempre... Quindi inaugura questa realtà che è all'avanguardia dal punto di vista scientifico, e dove sembra che invece la scienza sia ostacolo maggiore per questa elaborazione di una santità, diciamo così, un po' inaspettata, indecifrabile. E comunque è interessante Lercaro, che poi è stato citatissimo da Francesco a Bologna, è lo stesso Francesco che ha in sé questi elementi che noi chiamiamo della tradizione e del progressismo, e che rompe tutti i nostri schemi, li rompe il Papa con la sua figura, li rompe anche indicandoci dei testimoni, ieri Don Milani, oggi Padre Pio, domani Don Tonino Bello, per dire. Esattamente, e poi i tre papi, no? Diversi nel loro approccio, tutti e tre ospiti a San Giovanni Rotondo, tutti e tre devoti, tutti e tre, diciamo così, che mettono al centro questo tipo di figura. Anche questo è interessante, anche lì superamento di steccati, si vuole ora creare contrapposizione, ma che contrapposizione non c'è, forse c'è più nella mentalità e nella testa di chi interpreta questi fatti in modo, diciamo così, un po' superficiale. Torniamo a San Giovanni Rotondo, dalla nostra Cristiana Caricato, anche se questo poi è un tema che riprenderemo sicuramente. Cristiana. Eccoci
nuovamente in diretta dalla nostra postazione accanto al santuario di San Pio. Naturalmente qui tutti attendono l'arrivo del pontefice, hanno seguito il suo arrivo, il passaggio davanti l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, ma qui accanto a me ho uno dei figli spirituali di Padre Pio, Adolfo Affatata. Lui ha incontrato Padre Pio, pensate, a 16 anni ed è stato il padre che ha voluto incontrarlo, vero? Sì, è vero. Come è accaduto? È accaduto che allora, la mia età, ero studente di scuola media superiore e mi avevano detto che a San Giovanni Tondo c'era un sacerdote che leggeva nel pensiero. E io, incuriosito... Diciamo la verità, lei voleva sapere se sarebbe stato promosso. E quello è... cioè, volevo sapere se ero promosso. Mi recai all'esposizione del Santissimo il pomeriggio, che era commovente, quando Padre Pio recitava la preghiera di Sant'Alfonso, Santissima Vergine, piangeva continuamente, poi spiegò il perché ai suoi confratelli. Finita questa cerimonia, io me ne caio in sacrestia piccola, stavo dietro a tutti, ero 30 metri più in là, non sapevo tutta quella gente, ripeto, la prima volta, non ho mai visto Padre Pio. Padre Pio, nel ritorno verso la sua cella, a un certo punto si ferma e, rivolto verso di me, dice: Adolfo, vieni qua. Io, non sapendo che ce l'avesse con me, rimasi al posto mio. Lui, dopo qualche minuto, mi dice di nuovo: Adolfo, vieni qua. Io alzai la manina e dissi: padre, ma lei ce l'ha con me. E lui, con un'estrema naturalezza, ecco Padre Pio, come diceva il professor Medi, la naturalezza del soprannaturale. Non si può capire il Padre se non averlo conosciuto, respirare quell'aria, sentire le sue parole. Che cosa le disse? Mi avvicinai e lui mi disse: ti aspettavo da tanti anni. E rimaso, e come... mi sembrava di leggere la pagina del Vangelo della Trasfigurazione. Non vidi più un uomo davanti a me, ma vidi un fascio di luce che mi trasmetteva tanta serenità, tanta gioia. Fu promosso poi? Fui promosso, sì, però non era la... in quel momento Dio si è servito di questo uomo stigmatizzato per attirarmi nel suo raggio. Da lì un'amicizia che lui... è durata fino alla sua morte. Certo, lui mi sta aspettando tanti anni. Mi mise la mano in testa e proseguì. In quel momento Padre Pio aveva aperto le porte del mio cuore. Io so che lei ha fatto una cosa per Padre Pio e Padre Pio gliene è stato molto grato, tanto che gli ha detto: chiedimi tutto ciò che vuoi. Che cosa aveva fatto per Padre Pio? Io andai a Predelcina, suo paese, feci un filmino amatoriale con Vadellino Barbati, che era il commissario del tesoro francescano, e gli fece un film su Pietrelcina, sui suoi luoghi, la sua casa, la sua... tutto quel che... però la cosa commovente che mi ricordo ancora è quando riprese la chiesa di Sant'Anna dove fu battezzato, lui cominciò un pianto a dirotto, perché poi glielo fece vedere, mise un proiettore, un telone proiettore nella sua cella, io, lui, il superiore, padre Donato, padre Pellegrino, e lui si mise a piangere, disse: qui mi sono battezzato, qui Cristo è entrato in me. Ma a me era rimasto quel fatto che lui mi disse aspettava tanti anni, che l'ho scoperto dopo alcuni anni, quando dopo un tirocinio di anni chiesi al padre: padre, vorrei diventare suo figlio spirituale. Non era facile, non era facile ad assoluzione da Padre Pio. La confessione mia, la prima, è stata traumatica, sconvolgente. Figurato essere figlio spirituale. Quando glielo chiesi, lui disse: certo che ti faccio figlio spirituale. Allora perché ti dissi quel giorno: ti aspettavo da tanti anni, aspettavo che tu mi chiedessi questo. Senta, signor Adolfo, il padre... Il signore, sono... Adolfo, il padre però le disse: ti faccio il regalo che vuoi. No, il padre superiore, padre Carmelo, non è stato... Lui poi
padre Camillo, lui disse: mi hai dato 70 anni di vita, figlio mio, la mia gratitudine in eterno. Era molto sensibile, buono. Era felice soprattutto di aver rivisto la sua prima casa. Tutto. A un certo punto disse: padre, ma Adolfo vuole essere pagato. E lui rispose con un fare proprio fanciullesco: e ma non c'è prezzo per quello che lui ha dato a me oggi. Padre, sì, ma Adolfo vuole essere sposato. Allora divenne serio, mi guardò e disse: figlio mio, vedi in che condizione sono io, non ce la faccio manco più a camminare. Mi commosse quel fatto, se mi devo combinato io a chiedere questo a padre mio. Si soffermò, ebbe un momento di assenza, quei momenti in cui parlava con Dio. Quello lo vedeva, noi non lo vedevamo, ma lui lo vedeva con Cristo, la Madonna. E sia così, ti sposerò. E quando l'ha sposata? Ti sposerò. Poi, guardando il superiore, disse: e sarà l'ultimo matrimonio della vita mia. Infatti, 23 aprile 66, padre Pio ha celebrato l'ultimo matrimonio nella mia persona. Un matrimonio che continua. Certo, Michele. È importante questo, no, è importante, Adolfo. Anni di matrimonio. 52 anni di matrimonio. L'ha sempre sentito vicino, padre Pio, in questi anni? Non solo sempre vicino, ma mi ha dato dei segni inequivocabili, tangibili, senza... Io, guardi, sono un imprenditore. Da quel momento il padre non è stato soltanto mio padre spirituale, mio confessore, è stato padre a tutti gli effetti, anche sul piano umano. Pensi che una sera, come accompagnavamo in cella, vicino all'ascensore, noi siamo tutti buoni, si gira e dice: il 4 ottobre ti faccio un regalo. Stavamo verso il 27, insomma, chissà che ha visto. Il 3 ottobre ricevo un telegramma di convocazione a Bari per un colloquio alla Telecom. Quindi le ha trovato anche lavoro? Non solo il lavoro. Quando prese padre Carmelo da Sessano, allora, disse: però figlio mio, ricordati, non smettere di studiare, che salirai molto in alto. Ho continuato a studiare, ma la cosa più bella, toccante, umana, sapete qual è? Che lo chiamò padre Onorato, padre Carmelo da Sessano, accompagna Adolfo a Napoli dalla Marchesa Bosche, gli trovasse un posto per dormire. Si preoccupava di tutto, proprio come un padre. È straordinario sentire dalla sua voce questi quadri che ci riportano padre Pio in vita. Lei ha avuto la fortuna appunto di essere con il santo, di vivere con il santo. Ecco, di padre Pio abbiamo ancora una memoria viva, proprio grazie ai testimoni che sono stati con lui. Quanto è importante questo padre Pio, dei colloqui spirituali, delle confessioni, dei ricordi personali, per capirne la santità? È importantissimo, non a caso Papa Francesco ne ha sottolineato proprio questo aspetto. Quando c'è stato il Giubileo della Misericordia, Papa Francesco ha sottolineato il fatto che Padre Pio è stato un grande confessore, quindi una persona che ha riconciliato le persone a Dio. Noi ne abbiamo forse un'idea ancora di Padre Burbero, in realtà anche attraverso i ricordi personali di chi gli è stato molto vicino, vediamo quanta dolcezza anche c'è stata invece nel suo operato e quanto abbia fatto perché appunto le persone si riconciliassero con Dio e ha subito, sopportato anche tante incomprensioni. L'abbiamo sentito nel discorso a Pietrelcina, ha vantato la fedeltà alla Chiesa di Padre Pio. Padre Pio è stato fedele anche in tempi in cui forse era difficile, visto anche come era osteggiato. Sì, abbiamo ricordato anche in studio le persecuzioni, tra l'altro proprio ieri parlavamo di Monsignor Maccari, che come sapete è stato un inquisitore
inquisitore di Padre Pio, lo fece molto soffrire, spesso e volentieri coglieva l'occasione per colpirlo anche pubblicamente attraverso interviste, incontri, oltre quello che era il suo ministero, ma Padre Pio diceva sempre di Monsignor Maccari una battuta che rende molto la sua umanità e anche la sua capacità di guardare le anime: Monsignor Maccari è affetto da cardinalite, ma in realtà io lo voglio con me in paradiso, e secondo alcuni si sarebbe proprio quando gli chiesero un pensiero su cardinale Maccari, disse: padre è morto. Beh, io vorrei stare a posto suo, perché a questo punto sto in paradiso. Sta in paradiso, ecco. Però voglio, a beneficio di chi ci ascolta, io sono 28 anni che giro l'Italia, in silenzio, in umiltà. Sì, tra l'altro ha scritto anche un bellissimo libro, e il padre, che sono un po'... Questo libro è la terza edizione, e tutti di Cavato, vorrei chiarire molto subito, tutta a favore dei padri cappuccini, ai poveri e alle opere sociali che gestiscono. Sono stati venduti parecchie migliaia di libri. Allora, voglio dire, però, ecco, chiedo scusa, è importante questo per dire, io non posso parlare di lei se non la conosco bene. Non si può parlare di Padre Pio se non si è ispirato a quell'aria, non averlo conosciuto bene a fondo. La mia prima conoscenza traumatica, a parte l'incontro, la prima confessione. Perché viveva delle confessioni, lui diceva: in quel momento prendeva le anime, le rivoltava come un calzino e le presentava a Dio. Allora la prima confessione fu sconvolgente. Io mi prenotai, arrivò il turno mio. Beh, questa è la confessione di Padre Pio: salutato Gesù Cristo, sempre salutato. Da quanto tempo non ti confesso? Il fatto stesso di stare a fianco a quell'uomo, metteva la mano sul braccio suo e non mi diceva nulla, io continuavo a tenerla, e vedere quegli occhi pieni di luce, fui preso da una mezzuta talmente forte che ebbe uno svuotamento della mente, della memoria. Si ricordava più nessun peccato, niente. Allora lui, ecco, vedete, questo è proprio il passaggio. Voglio, io ce l'ho con te, e che sei venuto a farmi perdere tempo? Non vedi quanta gente sta aspettando? Io praticamente disse: padre, ma io non ho capito. Tu ti sei confessato da quel giorno nella chiesa di Gesù Maria e hai fatto questi peccati. E le disse i peccati? Tu, uno per uno. Uno per uno, non li vogliamo sapere però. No, vabbè, sono passati 70 anni. E poi aggiunse e disse: e c'è quest'altro che l'altro non hai detto a tua confessione. No. E questo è il padre che vi offre un figlio spirituale. Però alla fine l'ha assolta. Sì, momento. Disse: figlio mio, se continui così, sa che fine farai? No, vai a finire sotto i piedi di San Michele. La sa che ci sta? No, l'amico tuo, il diavolo. Ecco. Figurati, comunque, è giovane, tra l'altro. Mi assolse e disse: mi feci di fare la penitenza a Monte Sant'Angelo, da San Michele. E quindi anche una bella gita le fece fare, però. Andai dopo. Allora, se mi è consentito terminare questo episodio, che sì, è bellissimo. Velocemente, perché dobbiamo lanciare. Allora, terminiamo qua allora. No, mi dica. No, memori di questo fatto, dopo alcuni mesi mi prenotai di nuovo per la confessione. E se li è scritti i peccati? No. Allora cosa feci? Una settimana prima andai a confessarmi da un sacerdote. Una settimana dopo andai da Padre Pio. Per averne di meno di peccati? No, ma feci la vita dell'angioletto. Senza fare niente, senza dire niente. A un certo punto, padre mio, salutare Gesù Cristo, sempre salutare. Da quanto tempo non ti confesso? Padre, 7 giorni. Come? In 7 giorni hai già peccato? E che viene a farmi perdere tempo? Non vedi quando la gente sta? Padre mio. Allora ebbi un raptus, questa è la svolta di tutto. Lo guardai negli occhi e gli disse: padre, ma io le voglio tanto bene. Lui uscirono 2 lacrimoni. E disse: evidentemente non sai il bene che io ti voglio.
Che bello, grazie, grazie signor Adolfo. Noi intanto vi lasciamo, Gennaro, con l'intervista che abbiamo realizzato ieri con Monsignor Castoro, il vescovo di Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo. Monsignor Castoro, come saprete, molti ne sono a conoscenza, è da tempo malato e il Papa ha anche anticipato la visita a San Giovanni Rotondo proprio per essergli vicino in questo momento di fragilità. Tra l'altro ieri ci ha raccontato anche off record un episodio che posso però rivelare, cioè ha detto che proprio i bambini che in questo momento Papa Francesco sta visitando nel reparto di oncoematologia pediatrica, proprio loro l'hanno incoraggiato nella sua lotta contro la malattia, avvisandola anche sul fatto che gli sarebbero caduti i capelli, che avrebbe avuto un po' di difficoltà, che si sarebbe sentito anche più debole. I bambini insomma che si sono presi cura del loro pastore. Ecco, l'abbiamo intervistato e ci ha raccontato che cosa vuol dire per lui e per la diocesi in questo momento questa visita. Io vi lascio a questa intervista, poi ci sentiremo più tardi. Certamente è un dono che Papa Francesco fa alla diocesi di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo. Un dono che fa soprattutto a San Giovanni Rotondo, dove abbiamo una realtà ecclesiale molto particolare. Intanto la devozione a Padre Pio. San Giovanni Rotondo è meta di centinaia di migliaia di fedeli all'anno, forse milioni di fedeli. Quindi il Papa viene, come dire, a confermare la devozione a Padre Pio e a rendere lui omaggio a questo santo di cui, abbiamo capito, si va innamorando giorno per giorno. Viene a rendere anche omaggio alla Casa Sollievo della Sofferenza, che è l'opera di Padre Pio, scaturita dal cuore grande di questo santo, che era uomo di preghiera, un mistico, le stimmate stanno a testimoniare questo, ma anche era un uomo di carità, che si è occupato della sofferenza, dei bisogni, delle necessità di quanti si rivolgevano a lui. Quindi viene a incoraggiare l'opera di Padre Pio, che è Casa Sollievo della Sofferenza, e a incoraggiarci a guardare avanti e a guardare il futuro con speranza. Padre Pio e Papa Francesco, secondo lei che cosa li avvicina? Io credo che sono due persone che vanno all'essenziale. Padre Pio ha richiamato sempre anche i suoi fedeli, i suoi figli spirituali, a guardare il cielo, a guardare il Vangelo, a rivolgersi a Dio. E quando si rivolgevano a lui per chiedere anche miracoli, lui diceva: ma non sono io che faccio miracoli, i miracoli li fa il Signore, io sono solo un umile frate che prega. Si inginocchiava accanto a questa persona, davanti al Santissimo, recitavano insieme una preghiera, dava la benedizione e invitava appunto a guardare le realtà del cielo e a vivere giorno per giorno il Vangelo. È quello che sta facendo Papa Francesco, che ci sta aprendo le pagine del Vangelo, che già conosciamo, però sta dando a noi una interpretazione di freschezza di queste pagine del Vangelo. Pensiamo al Vangelo della tenerezza, il Vangelo della misericordia. Insomma, sta facendo scendere non solo sui sofferenti e sugli ammalati, ma su tutti noi cristiani un po' il calore della tenerezza di Dio. Il calore della tenerezza di Dio, diceva il vescovo di Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo. Il calore della tenerezza di Dio credo sia anche il desiderio di trasmetterlo in questo momento, quello che sta vivendo Papa Francesco, che sta incontrando i piccoli ammalati del reparto di oncoematologia pediatrica. La tenerezza è un aggettivo, è una virtù, una qualità che può essere avvicinata a Padre Pio, perché a sentire i racconti di Rodolfo per molti versi sembrerebbe di sì, però anche qui c'è tutta una retorica che ci racconta, non so se è retorica, se in realtà, che racconta Padre Pio come un burbero buono, ma un burbero.
Ma certamente, Padre Pio era un uomo di grande tenerezza. Purtroppo ci sono delle immagini così che vengono divulgate. Sicuramente era anche fermo con il peccato, ma molto amabile con il peccatore. Ci sono episodi straordinari che sono stati anche testimoniati al processo di beatificazione. Ne ricordo uno fra tutti, un avvocato massone anticlericale che si ritrova davanti a lui. Era andato per chiedere la guarigione della moglie, non per confessarsi. Padre Pio quasi lo induce, diciamo, a inginocchiarsi. Lui faceva fatica pure a inginocchiarsi davanti a Padre Pio e comincia a dirgli tutti i peccati in confessione. Dopo qualche frangente particolarmente concitato, quest'uomo si rende conto di trovarsi davanti al soprannaturale e comincia a piangere. Perdono, padre, perdono, perdono. Padre Pio gli mette la mano sulla spalla e comincia a piangere con lui. E poi gli sussurra all'orecchio: mi sei costato il meglio del mio sangue. E questo continua a piangere, continua a piangere. Padre, sono tuo, fa di me quello che vuoi. E in quel momento gli dice: dammi una mano ad aiutare gli altri. Quindi sempre l'apertura ecclesiale, no? Al bene di tutti, non soltanto tuo, che hai ricevuto una grazia. Da quel momento quest'uomo diventa uno dei primi biografi di Padre Pio. Chiaramente si converte, torna a casa, trova la moglie guarita e comincia a scrivere libri su di lui. Ci sono tanti episodi che si possono raccontare. Padre Pio era un uomo tenero, un padre misericordioso e anche un giudice fermo in confessione, era capace di fare anche questo. Un fratello, un amico, ma la gente lo ama per questo, perché lo sente vicino, con la sua forza e con la sua tenerezza. Con il suo dialetto, perché l'ha detto il Vescovo di Benevento, il dialetto in paradiso con Padre Pio, e il signor Rodolfo quando raccontava faceva la voce di Padre Pio, si sentiva tutta l'intonazione, ma anche qui c'è anche altro dietro al dialetto di Padre Pio, o c'è soltanto, appunto, era l'unica lingua che conosceva Padre Pio? Allora, io sono meridionale, quindi per me, insieme all'italiano, quindi e te c'è potremo anche parlare in dialetto. Ecco, esattamente, sono metà pugliese e metà calabrese, quindi sono trilingue, se vogliamo essere precisi. E per noi meridionali, ma anche anche al nord in Italia, il dialetto è una vera e propria lingua. Quindi, in primo luogo, credo che il dialetto di Padre Pio fosse la necessità di parlare con i suoi contemporanei. Poi non c'è niente di male a parlare la lingua locale. Se vogliamo lo facevano anche, forse il paragone è un po' eccessivo, in primo luogo Gesù non parlava la lingua della liturgia, ma l'ebraico, parlava l'aramaico, come tutti quanti sappiamo. E anche San Francesco, molti suoi scritti sono in latino, ma quando ha sentito sgorgare la preghiera di lode, il cantico delle creature, ha parlato nel volgare umbro, se vogliamo ha parlato in dialetto. E così anche Padre Pio e tutti noi italiani lo facciamo volentieri. Però amerei mettere in evidenza un altro aspetto: il dialetto non significava per niente mancanza di cultura, perché esiste un patrimonio preziosissimo, sono gli scritti di Padre Pio, essenzialmente l'epistolario, e a mio giudizio sono di livello letterario molto alto. Quindi era uno che sapeva parlare il dialetto, come è bello per tutti, ma all'occorrenza aveva una penna raffinatissima. Io credo che non sia solo un mio giudizio, ma lo stile di Padre Pio è veramente affascinante. E infatti lancio un'idea, un mio desiderio, cioè che il prossimo traguardo dell'attenzione della Chiesa verso Padre Pio sia riconoscerlo, lo dico, dottore della Chiesa. Da molto tempo magari che questo viene detto, spero io da frate Cappuccino che prima o poi, dopo il nostro San Lorenzo da Brindisi, possiamo avere un altro dottore della Chiesa, San Pio da Pietrelcina. Io credo che questo dialogo di questa mattina stia servendo anche un po' a rompere alcuni luoghi comuni che si sono un po' incrostati nel tempo. Buttiamo via questa distinzione tra tradizionalista, progressista. Andiamo fuori dagli schemi. Resta però un fatto, che Padre Pio, come in vita, così tuttora, mentre è oggetto di grandissima venerazione, è anche, continua a essere, insomma, un po' malvisto da alcuni, che nonostante sia un santo riconosciuto, però dico sì, vabbè, però Padre Pio
non è il mio santo. Forse succede un po' più con lui che con altre figure. Perché secondo te? Ma è difficile rispondere a questa domanda. Bisognerebbe vedere nella sostanza chi sono questi signori che avanzano delle riserve. E non so se si tratta di una fede eccessivamente intellettuale che vuole magari trovare una logica, trovare, che ne so, quadrare il cerchio. Credo che appunto questa fede in dialetto sia la chiave di lettura di Padre Pio, quindi la fede in dialetto è una fede locale, una fede contestualizzata, una fede incarnata, ma non esiste una fede al di là dei contesti, perché come sappiamo dall'idea dell'incarnazione, dal concetto di incarnazione proprio, abbiamo sempre una fede incarnata in un soggetto, in una particolarità. Prima vedevo questo particolare, questa rivelazione sulle confessioni, questa sorta di preveggenza. In fondo, Padre Pio, come era stato già per il curato d'Ars, è un punto di riferimento per tantissima gente che era uno che va a cercare se sarà promosso o meno, o Giovanni Paolo II che non so se è vero o non è vero, ma diciamo che circola la tradizione che gli avesse detto che sarai probabilmente... Papa. Quindi c'è questa idea del volere in qualche modo vedere dentro la realtà, capire meglio la realtà, uscire un po' dal buio della realtà. Padre Pio viene cercato per le confessioni soprattutto per questo. Ricordo che il ruolo dei confessori, diciamo politici lungo tutta quanta la storia del cristianesimo, è proprio saper decifrare il futuro, saper decifrare il presente. Spesso i re si rivolgevano proprio ai confessori perché volevano sapere esattamente che cosa dovessero fare dal punto di vista politico. E qui invece abbiamo un Padre Pio che non è più il confessore dei re, ma è il confessore della gente comune. Anche se in questa gente comune ci sono molti letterati, studiosi, anche potenti, come abbiamo potenti, eccetera, eccetera. Dobbiamo fare una piccola pausa, poi torneremo tra poco anche con le immagini in diretta da San Giovanni Rotondo. Vi aspetto. Padre Pio è stato un servitore della misericordia. Eccoci di nuovo in diretta per raccontarvi il pellegrinaggio di Francesco nei luoghi di Padre Pio. In questo momento il Papa è con gli ammalati più piccoli, i bambini, i ragazzi che sono nel reparto oncologico della Casa Sollievo della Sofferenza, in particolare dell'ambulatorio Giovanni Paolo II. Andiamo dal nostro Nicola Ferrante, che è proprio nei pressi del luogo dove è Papa Francesco. Nicola. Sì. Eccoci Gennaro, ti avevo promesso che mi sarei trasferito, ce l'abbiamo fatta, c'è moltissima gente, però siamo arrivati qua. Allora, questa è la vettura del Papa, la vedete, il Papa è all'interno e questo è il poliambulatorio dedicato appunto a Giovanni Paolo II, dove si sta svolgendo la visita del Papa. Visita rigorosamente a porte chiuse, tant'è vero che sono qui anche con i medici della struttura che abitualmente lavorano all'interno. Qui c'è pediatria oncologica, quindi potete immaginare anche il clima, ma il sapore di questa visita che il Papa sta compiendo uno a uno con i 25 ragazzi ospiti del reparto di oncologia pediatrica. Come vedete è moltissima la gente che c'è anche qui ad aspettarlo, sia dall'altra parte delle transenne, quello è proprio il fronte del poliambulatorio. Poi chiedo ad Emiliano di girare a destra verso la casa, questa casetta gialla che vedete è singolare, merita di essere raccontata, perché è la casa dove vengono ospitate le famiglie, i genitori, i parenti dei bambini che sono pazienti all'interno del reparto del poliambulatorio. Quindi come vedete è una struttura vicinissima all'oncologico, proprio perché in quei momenti, in quelle fasi, lo potete immaginare, è dura, è vero dottore, posso chiederle? Sono momenti difficili. Hanno creato questa casa zena apposta per
i parenti per avere un conforto, stare più vicini, più vicini anche ai problemi che necessitano i bambini. Chi deve curarsi, certo. Sì. Quindi vi dicevo, da circa 20 minuti, forse anche di più, Gennaro, il Papa è all'interno, visita che avrà inevitabilmente un carattere dal sapore proprio intimo, sta cercando di portare una carezza, un conforto ai ragazzi ospiti all'interno. Ovviamente non ci sono le telecamere perché è un momento molto delicato. Qui fuori però c'è una grande attesa, lo stanno aspettando, sono appunto anche molti medici. Dottori, posso strapparle una parola, perché lei lavora qui, non sia timido, è un momento di gioia anche questo per voi che lavorate qui. Beh sì, in effetti è così. E anche nonostante le difficoltà all'interno di questa struttura, no? Oncologia pediatrica, quindi bambini alle prese ogni giorno con la sofferenza. Sono sempre drammi che si vivono ogni giorno. Lei lavora dall'altra parte, mi diceva? Lavorato, sì, dall'altra ala. Dall'altra ala, di che si occupa? Io mi occupo di citogenetica e quindi siamo in un laboratorio di genetica medica. Di genetica, ed è un ospedale che profuma di Padre Pio anche, c'ha questo sapore forte, no? Improntato al fondatore. Beh, in effetti sì. E lo portate anche nel vostro lavoro? In effetti è anche così. Siete un po' commossi lì dietro? Eh sì, molti, molto, molto, molto. Da quant'è che aspettate? Una mezz'oretta? No, si è mezz'ora. Dalle 6 e un quarto di stamattina, va bene. Com'è dentro? È difficile? No, dico, la vita quotidiana com'è? È normale che sia difficile, abbiamo a che fare con i malati, con la sofferenza, però ce la mettiamo tutto, siamo nell'ospedale di San Pio, non ce lo dimentichiamo mai. Grazie. Questo... La forza di Padre Pio che ci fa andare avanti e ci fa superare tante difficoltà. Noi abbiamo una mission. Quindi... Avete una? Mission da assolvere. Una missione proprio. Sì, noi siamo onorati. Questo non è un ospedale, è un'opera di Dio. E in quanto tale va rispettata. Siete professionisti, ma siete professionisti con un impegno in più, sì. Una marcia in più. Una marcia in più, perché abbiamo la marcia della fede e della mission che ci ha dato il nostro fondatore. Noi siamo onorati di lavorare per questo ospedale. Veniamo tutti i giorni armati della nostra fede e della nostra volontà di dare un qualcosa di buono, che è l'amore. Come sono i bambini? Ce la mettono tutta? I bambini sono eccezionali, il Signore gli deve dare tanta, tanta, tanta forza. Come ha detto Gesù, lasciate che i bimbi vengano a me. C'è pure la dietista dei bimbi, che venga qua. Allora, come si chiama? Sono Alessandra Bentivogli, dietista del reparto di pediatria e pediatria oncologica dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. E qua viene una domanda difficile: che mangiano, che devono mangiare o che non devono mangiare? Noi abbiamo, ci sono tantissime patologie, come potete ben immaginare. I bambini oncologici sono bambini particolarissimi. C'è movimento? Che esce? Vediamo. Bambini molto particolari, io dico dei bambini speciali, sono bambini speciali e come tali vanno trattati. Come erano all'idea che veniva il Papa oggi? Noi li abbiamo incontrati. Molto felici, avrebbero visto il Papa con i genitori, soltanto i genitori, mamma e papà. È molto riservato, molto, molto intimo, riservato, ovviamente. Il protocollo è stato veramente molto rigido per questa visita in pediatria oncologica. Ci sono due casi molto particolari anche in pediatria, un bambino di un anno molto grave, un altro bambino che viene dall'Africa, lo stesso, che dovrà subire un intervento di maxillofacciale. Insomma, e addirittura quando è nato la suora l'ha ricucito lui, talmente era tanto malformato, una suora che l'ha preso al momento della nascita, l'ha ricucito e insomma adesso qui ci siamo, i medici della maxillofacciale si prenderanno carico di questo bimbo. E l'altro giorno io ho portato, siccome ha difficoltà chiaramente a deglutire, ho portato un addensante per aiutarlo. Senta, l'ultima domanda, sì, un pezzetto, sì, di uovo di cioccolata glielo diamo a Pasqua. A tutti. Allora Gennaro, facciamo così, mi sembra che stia per uscire il Papa, se dovesse essere così ti richiedo la linea, per il momento te la restituisco perché l'attesa potrebbe continuare ancora per alcuni minuti, a te. Grazie Nicola, allora torneremo da te al momento dell'uscita del Papa. E a proposito di bambini e della forza che molti di loro hanno, la testimonianza più bella credo ce l'abbia raccontata prima Cristiana Caricato, riferendo le parole del vescovo, a sua volta malato, il vescovo di Manfredonia, quando ha detto che è stato incoraggiato da questi bambini ad affrontare le difficoltà della malattia. Ma torniamo proprio da Cristiana Caricato per altri racconti e testimonianze. Cristiana.
Sì, eccoci nuovamente in diretta qui dalla nostra seconda postazione a San Giovanni Rotondo. Con me c'è sempre Anna Chiara Valle, di Famiglia Cristiana. Con lei, appunto, stavamo commentando le parole che avete detto in studio quando parlavate di un Padre Pio capace di parlare al cuore di più semplici ma anche ai sapienti. In particolare, Anna Chiara mi ricordava un episodio che ci piace ricordare, visto che ieri è proprio caduto l'anniversario tristissimo della strage di Via Fani. Ecco, lei che è una studiosa di Aldo Moro mi ricordava un particolare importante. Sì, Aldo Moro era molto devoto di Padre Pio, c'è una celebre foto che li ritrae insieme, ma soprattutto, questo me lo ricordava il segretario particolare di Moro, Aldo Moro aveva nel portafogli sempre 20.000 lire, il suo documento di identità e il santino di Padre Pio. Questo proprio per dire di come, come stavate ricordando anche voi, Padre Pio fosse capace di parlare al cuore delle persone semplici ma anche delle persone istituzionali. E sicuramente la grande fede di Moro, ieri appunto abbiamo ricordato la strage di Via Fani, e in questi documentari di questi giorni si ricordano le sue lettere dal carcere delle Brigate Rosse, la sua grande fede che l'ha sostenuto in quei terribili 55 giorni ha a che fare anche con il rapporto particolarissimo che Aldo Moro aveva con San Pio. Perché sicuramente Padre Pio, Anna Chiara, è un santo amato in tutto il mondo, ma i pugliesi hanno con lui una particolare relazione. Sì, certo, Aldo Moro, ricordiamo, nato a Maglie, è stato poi a lungo a Bari, professore lì nella facoltà di giurisprudenza, e tornava in Puglia per incontrare Padre Pio, l'ha incontrato più volte. Sì, questa sua appartenenza di regione sicuramente lo ha anche aiutato a capire meglio lo spirito di Padre Pio. Sì, ecco, appunto, anche questa capacità che aveva Padre Pio non solo di guardare nei cuori, di leggere le anime, ma anche di consigliare, no? Anche i politici che inevitabilmente entravano nella sua cerchia, qualcuno anche per desiderio puro e semplice di sfruttare l'immagine di questo santo, altri invece con, sicuramente tra questi Aldo Moro, sicuramente con l'intenzione di capire, avere delle linee guida per il loro agire in politica. Sì, per il loro agire in politica, anche per il loro agire proprio da credenti, ed è anche molto bello il fatto che Moro non abbia confidato quello che si sono detti con Padre Pio neanche ai suoi più stretti collaboratori, era proprio un colloquio personale che lo ha molto aiutato a crescere nella fede. Grazie, grazie ad Anna Chiara. Noi naturalmente siamo in attesa, tra poco avremo anche un altro ospite, non so se volete lo possiamo subito introdurre. Naturalmente qui siamo in una situazione un po' particolare, siamo ospiti tra l'altro della televisione di Padre Pio, di Teleradio Padre Pio, e siamo nel convento dei Cappuccini, infatti come vi dicevo pochissimo, ecco, naturalmente è un volto noto. Allora ci dica appunto chi è, perché è qui per Padre Pio. Dunque, sono Padre Gaetano Greco, il cappellano ormai conosciuto appunto dalla vostra radio e allora soprattutto per la nostra televisione, e soprattutto perché lei ha incontrato Papa Francesco in occasione appunto del Giovedì Santo di 5 anni fa. Siamo arrivati quasi a ridosso ormai e ha inaugurato questa bellissima tradizione del Papa di visitare proprio i luoghi della detenzione proprio nel Giovedì Santo, ed è una tradizione bellissima naturalmente. Ma lei che relazione ha con Padre Pio? Dunque, io mi trovo qui perché sono di San Giovanni Rotondo e quindi la mia infanzia molte volte è passata anche da questo luogo, ecco, proprio perché nella scelta della mia vocazione non è stata quella dei Cappuccini, ma una famiglia parallela, ecco, direi, perché siamo la famiglia dei terziari cappuccini della Dolorata, che si interessano del recupero dei giovani che cadono nelle maglie della giustizia.
di questo luogo, di questa terra come Padre Pio, che cosa la lega a lui? L'ha incontrato innanzitutto? Sì, certo che l'ho incontrato, anzitutto perché lui è stato anche artefice della mia entrata in seminario, perché io all'epoca i seminari, si andava in seminario da piccolissimi, e quindi io avevo appena 11 anni quando andai a salutare Padre Pio per dirgli io vado in seminario, e lui mi diede una benedizione dicendo vai avanti. Ecco, questo è un po' la ragione da dove arriva tutto, e quindi mi sembrava importante essere qui oggi, che con l'arrivo del Papa, essere presente. Grazie a Padre Greco. Intanto diamo subito la linea allo studio, perché il Papa sta per uscire dal reparto di oncomatologia. Grazie Cristiana, noi la linea la diamo subito a Nicola Ferrante, che si trova proprio lì, e vediamo la telecamera che inquadra l'uscita. Ecco. Sì, Gennaro, siamo, c'è il Papa che sta per uscire dall'ospedale, abbiamo conferma che è terminato pochi istanti fa l'incontro con i piccoli degenti del reparto di oncoematologia pediatrica qui al poliambulatorio intitolato a Giovanni Paolo II, c'è tutta il seguito papale. Eccolo qui il Papa che lascia la struttura, grande l'entusiasmo, il Papa saluta la folla radunata qui sul sagrato, i medici, noi siamo in mezzo ai medici, sentite l'entusiasmo del personale medico che ogni giorno chiedono che si fermi con loro, naturalmente la tabella di marcia è serratissima, continuiamo a seguirlo con lo sguardo perché adesso ritorna attraverso Viale dei Cappuccini proprio alla chiesetta dove Padre Pio ricevette le stimmate, ricordiamo 100 anni quest'anno dalle prime stimmate qui in ospedale, le stimmate sono certamente il messaggio cruciale di questa anche visita, insomma non un simbolo del passato le stimmate, ma carne viva che ancora oggi segna la quotidianità anche dei bambini. Ci sono sorrisi nonostante la difficoltà di questa visita, c'è la gioia di una giornata di festa, procede lentamente la vettura panoramica, il Papa si gira anche da questa parte a salutare medici e infermieri e poi si va, perché è una tabella di marcia stretta, vi dicevo, adesso deve incontrare la fraternità dei Cappuccini e poi andare naturalmente a celebrare la Santa Messa, si cambierà di abito, vediamo che procede la vettura ancora. Continua a seguire con lo sguardo per capire se è prevista qualche sosta, ma mi sembra che proceda lenta. Dicevo, dovrà indossare i paramenti liturgici poi all'interno del convento dove venererà il corpo di Padre Pio e, come diceva Cristiana, anche il crocifisso. Allora da qui io, Gennaro, mi sposto ancora, ci rivediamo più tardi, a te la linea. Grazie davvero Nicola, tra poco quindi torneremo anche da Cristiana Caricato per documentare l'arrivo di Papa Francesco, incontro con la comunità dei Cappuccini, presentaci questi confratelli che sono così numerosi proprio a San Giovanni Rotondo. Bene, i frati Cappuccini di San Giovanni Rotondo sono i custodi della testimonianza di Padre Pio. Vi è una comunità. Ce ne sono ancora che hanno vissuto con Padre Pio? Credo che qualcuno senz'altro sì. E, non saranno tantissimi, però ce ne sono di testimoni oculari. La comunità è formata dal padre guardiano, che è padre Carlo Laborde, e dal rettore del santuario, che è padre Francesco Di Leo, sono le due figure più importanti. E poi. Scusa un attimo, le immagini che vi davo in diretta sono ancora immagini di tele Padre Pio, che ringraziamo ancora per questo servizio prezioso, prego. E poi c'è il padre provinciale, padre Maurizio Placentino, ecco, sono persone che ho anche l'opportunità di avere conosciuto personalmente e di cui, oltre che confratello, sono amico. Loro rendono un servizio importante prima di tutto attraverso le confessioni. Ecco, questo è il padre generale, padre Mauro Ieri, questo che sta baciando la mano è padre Maurizio Placentino, il ministro provinciale dei frati minori cappuccini della provincia di Foggia. E credo proprio anche lui di San Giovanni Rotondo, quindi si trova ad avere questa grande opportunità. Adesso c'è padre Francesco Di Leo, il rettore
del santuario di Santa Maria delle Grazie e di San Pio da Pietrelcina. Come ho detto, a sinistra si vede Monsignor Castoro, parzialmente. Questo è Padre Carlo Laborde, il guardiano, cioè il superiore della Fraternità di San Giovanni Rotondo. È stato anche assistente mondiale dei gruppi di preghiera di Padre Pio. Sono un po' le persone che spingono questa grande realtà della Fraternità di San Giovanni Rotondo. Mentre il Papa sta entrando in chiesa, diamo di nuovo la linea a Cristiana Caricato. Cristiana. Sì, eccomi. Volevo segnalare una cosa che ci ha raccontato proprio pochi giorni fa padre Carlo Laborde, che è un uruguaiano, e che la prima volta che ha incontrato Papa Francesco ha parlato con lui in spagnolo, sperando appunto di ottenere un po' più di attenzione. Gli ha raccontato che era uruguaiano e che era di una città, colonia, che è proprio vicinissima a Buenos Aires. Il Papa gli ha risposto: ah, praticamente del marciapiede a piede opposto. E poi è andato avanti, si è rigirato indietro, il Papa l'ha anche un po' così rimproverato: però non mi hai portato il mate. Allora lui ci ha detto che, dopo ovviamente essersi fatti una risata su questo, ha detto che però poche settimane fa è andato in Uruguay, ha proprio comprato non solo il mate, l'erba che, come sapete, il cui infuso viene bevuto dagli argentini, dagli uruguaiani, ma ha fatto anche di più, praticamente ha comprato anche tutto l'occorrente, e che in questa occasione l'avrebbe dato al pontefice, l'avrebbe regalato al pontefice. Tra l'altro, in questo momento il Papa saluta anche i frati cappuccini, come dicevamo, della provincia. Voi parlavate di chi aveva conosciuto Padre Pio. In questo momento sta, credo, proprio salutando Padre Marciano, che è uno dei due sacerdoti e padri francescani che hanno vissuto con Padre Pio e che hanno conosciuto Padre Pio anche per molto tempo, e loro sono gli ultimi due appunto testimoni viventi di questa comunità che è stata intorno a Padre Pio da Pietrelcina. Ovviamente hanno tra l'altro anche una splendida memoria, in particolare Padre Marciano continua ancora oggi, dopo essersi occupato a lungo anche dei gruppi di preghiera di Padre Pio, naturalmente sono ancora completamente a disposizione della comunità e tengono viva anche questa memoria fatta di carne, di sguardi, di carezze, di risate soprattutto, ecco, perché all'interno del convento, quando si parla di Padre Pio, si ricordano soprattutto le risate, il suo buon umore, la sua capacità di creare allegria intorno a sé. Quindi viene sfatato completamente questo mito che a volte si è perpetuato di un Padre Pio burbero. E come vi dicevo, sono stati scelti alcuni frati per incontrare il Papa, certo non tutti, ci sono anche frati giovanissimi, e il Papa proprio nella navata centrale avrà la possibilità di essere da solo ancora un'altra volta, dopo l'occasione della traslazione della salma di Padre Pio in Vaticano durante il Giubileo della Misericordia. Dicevo, avrà ancora la possibilità di stare cuore a cuore con Padre Pio, accanto al suo corpo, e importante anche il crocifisso che ricorda l'episodio delle stimmate, di cui quest'anno si ricordano i 100 anni. E ancora il Papa, come vedete, saluta i frati. Se volete vi restituisco la linea e poi la riprenderemo nel momento in cui forse il Papa si avvicinerà proprio alla salma del santo. Grazie Cristiana, allora ci sentiamo più tardi. Ma che cosa significa che essere la comunità di cappuccini, che cosa differenzia la comunità di cappuccini di San Giovanni Rotondo dalle altre? Qual è il, chiamiamolo anche se improprio, valore aggiunto, la caratteristica della missione pastorale? In primo luogo, il compito dei frati di San Giovanni Rotondo è di prolungare l'apostolato di Padre Pio. Da un lato le confessioni, ci sono frati non soltanto della provincia di Foggia ma un po' da tutto il mondo, per coprire le diverse lingue, che sono a disposizione tutti i giorni dell'anno per ricevere le confessioni dei fedeli.
Sono tanti, cioè chi va a San Giovanni Rotondo si confessa. Diciamo. Abbiamo sentito che sono centinaia di migliaia e poi è capitato anche a me in una circostanza occasionale di incontrare chi non si confessava da molti e molti anni, quindi magari oltre che per una confessione straordinaria si va lì perché da tanti anni non ci si confessa. E poi l'altra missione è quella di assistere gli ammalati, i cappellani della Casa Sollievo della Sofferenza nelle sue varie articolazioni sono appunto frati cappuccini. In più c'è la redazione, come abbiamo sentito, di Padre Pio TV e della rivista Voci di Padre Pio, che sono al servizio dei devoti di Padre Pio per far conoscere ancora la figura di questo santo in tutti i suoi aspetti, che sono, essendo appunto un santo, inesauribili. Quindi è una missione molto privilegiata ed è un onore di poter dare una mano alla fraternità di San Giovanni Rotondo. Inoltre credo che Padre Pio riservi una particolare benedizione a tutti i frati che prestano il proprio servizio nel convento che fu di Padre Pio. Per te che cosa significa essere un sacerdote diocesano che appartiene a un istituto secolare che si ispira alla spiritualità di Padre Pio? In concreto, mentre intanto vediamo proprio il corpo di Padre Pio inquadrato e tra poco Francesco si fermerà in preghiera proprio lì. Ma diciamo che la mia vocazione nasce dall'incontro. Un attimo, perché mi dicono che c'è l'audio del santuario di Santa Maria delle Grazie, quindi forse possiamo partecipare al clima e sentire anche qualche scambio. Torneremo dopo con l'audio nella chiesa di la Madonna delle Grazie, perché mi pare che in questo momento si colga davvero ben poco. Torniamo alla tua vicenda. Sì, avevo 18 anni, ero un ragazzo normalissimo, avevo i miei interessi, studiavo anche in conservatorio il violino, eccetera. Non immaginavo di poter diventare sacerdote, per me essere sacerdote equivaleva a essere astronauta o che ne so, cioè una cosa proprio lontanissima dalle mie prospettive. Ho incontrato un figlio spirituale di Padre Pio, un sacerdote diocesano che è stato anche miracolato da Padre Pio ed è diventato uno dei principali testimoni del processo di beatificazione. Monsignor Galeone è ancora vivente, 91enne, vivo e vegeto, grazie a Dio, e lui ha fatto con me un po' una sorta di trapianto di testa, diciamo, così diceva un venerabile servo di Dio, Giacomo Gaglione, figlio spirituale di Padre Pio. Diceva, quando ho incontrato Padre Pio mi ha fatto il trapianto di testa, è quello che è successo a me. Io sono del 71, sono troppo giovane per aver incontrato Padre Pio, che è morto nel 68. Però tramite questa scia di santità che lui ha generato, questa scuola di spiritualità che è sorta attorno a lui, l'ho incontrato di fatto. E da lì è nato il mio interesse per intanto la vita cristiana e poi anche per il tema vocazionale. Cosa significava per me? Beh, intanto significava questo: in Padre Pio ho trovato una guida spirituale a distanza tramite un sacerdote, naturalmente, cioè qualcuno che mi insegna a vivere. Ora, oggi noi abbiamo scuole e corsi per imparare tutto, ma nessuno ti insegna a vivere, nessuno. I giovani sono smarriti forse per questo, perché non hanno padri, non hanno maestri sapienti, maestri di vita. Ecco, Padre Pio per me è stato questo, uno che mi ha insegnato a vivere, che mi ha dato i valori fondamentali, il bene che si contrappone al male, la scelta del bene, il rifiuto del male, la scelta dell'amore, vivere per gli altri, mi ha fatto fare l'esperienza della libertà. Ecco, io vorrei dire questo, cioè Padre Pio sì, è un uomo di 50 anni, è morto 50 anni fa, per questo il Papa lo va a trovare per questo anniversario, però l'esperienza che io ho fatto seguendo la sua spiritualità è stata quella della libertà dagli asservimenti, dalle schiavitù che un uomo può sopportare, innanzitutto quella del peccato, ma anche da tante forme di illusione che ingannano le persone, ingannano i giovani. La libertà da queste cose mi ha consentito poi di guardare chiaro nel mio futuro e di prendere una decisione. Ho sentito questa chiamata, ho scelto di entrare in seminario, però come sacerdote diocesano, ma consacrato in un istituto legato a Padre Pio,
fondato da questo sacerdote che ho menzionato prima, Monsignor Galeone, e avevo scelto anche di incardinarmi nella diocesi di Taranto per stare vicino a questo sacerdote, e tuttavia il Signore mi ha spedito a Roma fin da subito. L'uomo propone, Dio dispone, eccoci qua. E sono finito nella Congregazione dei Santi, una delle primissime cause che ho dovuto studiare. È stata proprio quella di Padre Pio. Torniamo a San Giovanni Rotondo da Cristiana Caricato. Cristiana. Eccoci, sono con Padre Marciano. Come vi dicevo, Padre Marciano è uno dei tre frati che hanno conosciuto Padre Pio, che sono presenti nel suo convento. È appena incontrato il Papa. Sì, ecco, ho ricordato che lui mi invitò a Buenos Aires a parlare di Padre Pio e dei gruppi di preghiera. Lui mi ha guardato, sì, mi ricorda, ecco, bravo. È stata veramente una bella occasione di stare insieme, eccetera. Grazie allora, Santità. Aspettiamo un attimo, facciamo silenzio insieme al Papa che sta venerando il corpo di Padre Pio e poi continuiamo il nostro racconto.
Eccoci nuovamente in diretta, siamo ancora qui con Padre Marciano, abbiamo assistito a questo bellissimo momento, Padre Pio e Papa Bergoglio faccia a faccia. Il Papa tra l'altro ha posato la stola, immaginiamo la stola da confessore proprio sulla teca con il corpo di Padre Pio, e vedevamo anche il bacio dato al crocifisso che ricorda il momento delle stimmate, ma un pizzico di buon umore il colloquio tra Padre Marciano, uno dei più anziani tra i sacerdoti, ancora in perfetta salute, diciamolo. Ecco. E mente. E mente. Uno dei più anziani frati del convento di San Giovanni Rotondo, che appunto era stato incaricato dal convento di andare a Buenos Aires quando l'arcivescovo di Buenos Aires, l'arcivescovo Jorge Maria Bergoglio, aveva chiesto aiuto ai frati di San Giovanni per un po' risolvere la questione dei gruppi di preghiera che erano impazziti, quindi impazziti diciamo nella loro totale diciamo così mancanza di guida, e i frati erano volati appunto a Buenos Aires e a capo della delegazione c'era proprio Padre Marciano. Lei ha ricordato questo episodio al Papa e lui che cosa le ha detto? Ha detto: mettiamolo su di una battuta, perché ricordo benissimo quelle bellissime giornate passate a Buenos Aires, e come battuta dico, ha detto il Papa, che volete, anche da anziani si fanno gli sbagli, e io ne ho fatto uno chiamando Padre Marciano. No, e quindi le ha detto addirittura che ha fatto uno sbaglio facendo una battuta, e che naturalmente abbiamo riso tutte a capo lui. Bello. Tra l'altro bisogna dire che lei non aveva fatto nessuno sbaglio, perché l'arcivescovo l'aveva richiamata anche a distanza di 2 anni proprio per verificare la situazione e organizzare i gruppi di preghiera. Sì, veramente è stato così, siamo ritornati 2 anni dopo e c'è stata l'assemblea di tutti i gruppi di preghiera dell'Argentina. Ciao. Senta, Padre Marciano, invece, come l'ha trovato il Papa in questo momento che ha passato con voi, frati del convento? Bello, bello, sorridente, battuta, non finire, bellissimo proprio. Ecco, mi ha ricordato come è stato il nostro primo incontro a Buenos Aires. Io ero andato preoccupato perché non sapevo di quale argomento bisognava trattare, e invece lui ci mette a nostro agio, stava via il vice direttore dei gruppi di preghiera, Ruotolo, e ci mette a nostro agio con tante battute e scherzi, per cui poi il discorso si è protratto a lungo, anche per più giorni, con una grande amicizia. Lo stesso clima che avete vissuto pochi minuti fa all'interno della vostra chiesa? Per l'appunto, sì, identico e preciso. E quella volta a Buenos Aires lei gli raccontò un po' di barzellette tra cappuccini e gesuiti, questa volta non c'è stato il tempo. Mo devo andare a dire messa, chiedo scusa. Quindi non ci può raccontare una barzelletta. grazie a Padre Marciano. Gennaro, c'è grande emozione anche tra i frati per questo incontro, questa possibilità di vivere alcuni istanti solo con il Papa. Il Papa in questo momento sta raggiungendo l'area qui del Santuario Nuovo, dove tra poco alle 11 ci sarà la celebrazione eucaristica. Allora, grazie davvero Cristiana, magari ci sentiremo più tardi, mentre le immagini ancora indugiano sul corpo di Padre Pio, corpo davanti al quale ha pregato un attimo fa Papa Francesco. Tra poco forse avremo anche la possibilità di mostrarvi alcuni frammenti dell'incontro con i bambini del reparto di oncologia della Casa Sollievo della Sofferenza, in particolare dell'ambulatorio dedicato a Giovanni Paolo II. Padre Marciano, testimonianza straordinaria, è un tuo amico, un tuo confratello? Beh, confratello senz'altro sì, amico no, perché siamo di generazioni e di province diverse, però lo conosco e lo stimo tantissimo, perché ha avuto la grazia di servire la causa di Padre Pio come animatore dei gruppi di preghiera a livello internazionale, e poi ha avuto la grazia di vivere insieme a Padre Pio come altri confratelli in odori di santità. Mi piace citare qui Fra Daniele Natale, che è stato sepolto
in una cappella proprio all'interno della chiesa di San Giovanni Rotondo, o fra Modestino, anch'egli di Pietrelcina. È stato simpatico quello che ha detto Padre Marciano a proposito dell'umorismo di Papa Francesco, che lo abbiamo sentito prima da Monsignor Carmelo, era anche di Padre Pio. Ieri ho avuto la possibilità di partecipare all'udienza di Papa Francesco con i collegi romani e il Papa ha raccomandato ai sacerdoti, ai futuri sacerdoti, di sapere anche avere un po' di umorismo, perché egli ha affermato: quando si è in grazia di Dio si è capaci di ridere anche nelle difficoltà. Così di Padre Pio credo che circolasse anni fa addirittura un libricino con le barzellette di Padre Pio. Io non sono riuscito a trovarlo, però senz'altro amava appunto raccontare barzellette. Se ne sapete qualcuna di Padre Pio, qui è il vostro momento, potete raccontarla. Sarebbe bello recuperare questo libricino e raccontare le barzellette autentiche, ecco. Ma che un po' di sano umorismo faccia parte dell'essere in grazia di Dio e dell'animazione di una comunità o di una famiglia, questo è sicuramente vero. Comunque le barzellette non sono state da impedimento nel processo di canonizzazione, anzi, mi pare, anzi, no? Sono segno di salute mentale. Ma c'è addirittura un libro sull'umorismo di Gesù, perché alcune cose dovrebbero anche far ridere, il contrasto tra il cammello, la corona del lago, ecco, anche Gesù sapeva ridere e far sorridere. Una delle immagini che ci colpisce oggi, ma lo dicevamo, è un'immagine abbastanza abituale per San Giovanni Rotondo, è quella del numero enorme di pellegrini. Che cosa c'è, che cosa rappresenta secondo te questa devozione a Padre Pio e questa manifestazione di fede che fa sì che appunto San Giovanni Rotondo sia un luogo così importante nel cammino di tante persone? Credo che sia la corretta interpretazione della devozione popolare tipica del Sud Italia. Quindi Padre Pio rappresenta in questo un aiuto per entrare più in profondità in questo tipo di realtà. Perché... Scusami, che significa corretta interpretazione? Perché vuoi dire che c'è una interpretazione corretta e una scorretta della devozione popolare? Ma c'è proprio un dibattito a livello storiografico, adesso mi rifaccio un po' alle mie competenze, un dibattito storiografico, o meglio un conflitto storiografico in atto da tantissimi decenni, e perché ricordo un libro come quello di De Martino su Sud e Magia, o Cristo si è fermato a deboli, in cui c'è questa sorta di denigrazione della devozione popolare come se fosse appunto una superstizione. Cioè noi meridionali siamo superstiziosi. Superstiziosi, quindi magia, eccetera, eccetera. E c'è stata l'accusa da parte di molti storici come Allegri ed altri che la Chiesa stessa avesse incentivato questa sorta di magia al sud. Mentre ricordo un altro studioso che la pensava invece diversamente e che quindi ha fatto degli studi a questo proposito, Gabriele De Rosa, il quale si intrattiene molto invece nello scavo su questa realtà della devozione popolare, che è un registro differente nel concepire la fede. Dunque non un registro di dignità inferiore rispetto a una fede intellettuale e pensata, ma un registro di qualità differente. Prima padre Giuseppe parlava della lingua di padre Pio, del suo uso. Beh, ricordo che nella tradizione francescana i frati illetterati erano quelli che spesso venivano presi ad esempio e saccheggiati per la predicazione, perché a un certo punto la gente non comprendeva più la predicazione. Ricordiamo le grandi predicazioni degli anni 50, che erano diventate delle predicazioni retoriche, mentre invece qui c'è una capacità di convocazione attorno a una realtà che è appunto simbolica, che ha uno spessore differente. Voglio parlare in modo personale per farmi capire, per non offendere nessuno. Anch'io avrei difficoltà a capire questo segno di Padre Pio in quest'epoca, e faccio fatica dal mio punto di vista intellettuale a interpretare tutto questo, ma mi guardo bene
dall'escludere la pluralità dei registri di lettura. E quindi penso che, come c'è un registro di carattere, diciamo, intellettuale che fa appello alla tradizione letteraria, così c'è un registro di carattere devozionale, appunto della devozione popolare, che fa appello a un altro tipo di registro che è simbolico, che è corporeo, che è materiale, che è reale, che è forse, da un punto di vista, diciamo, nella sua, diciamo, relazione con l'altro registro, forse in qualche modo un po' più diciamo profondo. Ricordo di nuovo un intellettuale straordinario che è Giuseppe De Luca, che è quello che inventa appunto lo studio sulla devozione popolare, che dice che proprio nel Contatto di Padre Pio, scrivendo a Papini, si tratta di un'intelligenza spirituale. Quindi lui trova questa sorta di associazione, quindi questo ossimoro, intelligenza spirituale, per poter dire che Padre Pio parlava, sì, parlava non in termini intellettuali, non in termini, parlava però in modo da penetrare in una realtà che forse l'esercizio intellettuale non riesce a raggiungere. Però, ripeto, secondo me è bene considerare la pluralità dei registri. C'è qualche espressione, la faccio a tutte e due questa domanda, della omletica di Padre Pio, di qualche scritto, di qualche lettera che vi ha colpito e che avete trovato particolarmente illuminante? Una frase, un... Allora, innanzitutto, se posso, completerei quello che ha detto Padre Giuseppe con una citazione di Papa Francesco, che ha difeso la religiosità popolare dicendo che è la mistica del popolo. Ecco, ci sono mistici, dottori della Chiesa che hanno scritto, ma il popolo si esprime attraverso la religiosità popolare, che chiaramente va guidata, purificata, però è importante perché esprime la sensibilità, la corporità. Se capisco, non va soltanto guidata, va anche molto ascoltata, perché dentro questo ci sono delle intuizioni e delle profondità, se capisco il Magistero di Francesco, certo, che sono illuminanti per tutti. Non soltanto, ma in tutti gli incontri che egli fa con i professori di teologia, a uno di questi ho avuto la possibilità e l'onore di partecipare, egli raccomanda sempre ai teologi di rimanere in contatto con il popolo, perché la teologia non può che essere al servizio della Chiesa e anche quindi del popolo e per tutti. Quanto alla predicazione di Padre Pio, forse va detto che non è stato un predicatore. Padre Pio ha essenzialmente celebrato la messa e confessato per ore intere. Non è stato incaricato della predicazione. Anche i suoi scritti per lo più si riferiscono ad un periodo determinato. Poi, quando l'apostolato è aumentato, non ha avuto il tempo materiale neanche di scrivere, salvo delle eccezioni. Quindi penso che la sua predicazione fosse affidata alle stigmate. Era una predicazione non tanto con parole particolari, quanto con questi segni di piena configurazione a Cristo. Sì, confermo naturalmente tutto quello che è stato detto. Vorrei aggiungere qualcosa a proposito dell'epistolario. L'epistolario presenta appunto un Padre Pio giovane che essenzialmente padre spirituale, direttore di anime, che dà consigli alle figlie spirituali e ai figli spirituali. Questo nel secondo, terzo e quarto volume. Nel primo volume invece c'è lui che si apre con i suoi padri spirituali, quindi è il Padre Pio discepolo che si confida, che cerca consolazione, cerca consiglio, cerca luce. Allora si vede questo contrasto assolutamente straordinario, che è tipico dei santi. Mentre parla di altri, ha una conoscenza chiarissima delle vie dello spirito e dà indicazioni assolutamente luminose e certe sulla vita delle persone, probabilmente ispirate dalla sua amicizia con Cristo Signore e con lo Spirito Santo, quando parla di sé entra nella confusione e nella tenebra totale. Dice: io sono un mistero a me stesso, lo dice tante volte. Allora, questo ci dice una cosa importante. Scusa, cioè, un attimo, queste sono immagini in diretta, quelle che stiamo vedendo in questo momento, questi bambini che stanno salutando Papa Francesco. Ciao, grazie.
Quindi il Papa ha lasciato il santuario di Santa Maria delle Grazie, adesso deve fare poche centinaia di metri, credo, per arrivare prima nella sacrestia della chiesa dedicata appunto a San Pio di Pietralcina, e poi uscirà per la messa che sarà invece sul Sagrato. Ma qui è ancora occasione di saluto della gente. Sentiamo ancora un po' il clima di festa. Accogliamo con gioia il Santo Padre Francesco in mezzo a noi. E sentiamo allora anche la cronaca in diretta da Cristiana, che è proprio nell'area dove sta arrivando Papa Francesco. Sì, Gennaro, Papa Francesco sta passando proprio davanti la nostra postazione e in questo momento è alle nostre spalle. Finalmente le circa 8.000 persone che si sono ritrovate qui sul sagrato del nuovo santuario di San Pio possono finalmente vedere da vicino Papa Francesco. Naturalmente le presenze sono enormemente superiori, si parla di circa 40.000 persone che in tutta San Giovanni Rotondo stanno guardando dai maxi schermi e stanno vivendo attraverso i maxi schermi la visita di Papa Francesco. Finalmente qui esplode la gioia. Dalle primissime ore del mattino sono arrivati i pellegrini, i fedeli, per prendere posto, passare i sistemi di sicurezza, i varchi e poter così attendere anche per ore l'arrivo del Papa. Hanno seguito tutta la visita attraverso appunto le lunghe dirette, ma naturalmente vederlo da vicino è tutta un'altra cosa. Il Papa si sta avvicinando rapidamente all'altare che è stato predisposto sul sagrato di questa chiesa, che è stata inaugurata, lo ricorderete, nel 2009 da Papa Benedetto XVI, una chiesa progettata dall'archistar Renzo Piano, all'interno della quale si trova la nuova tomba di Padre Pio, un tripudio di oro e di mosaici dell'artista amico gesuita Marco Rupnik, amico anche di Papa Francesco, e accanto alla quale si trova naturalmente la croce, che è visibile da tutta San Giovanni Rotondo e che indica il luogo dove per gran parte dell'anno, ormai lo abbiamo raccontato prima, si trova il corpo di Padre Pio. E qui proprio domani Padre Pio farà il suo ritorno in coincidenza con la visita del Papa, farà il suo ritorno in questa chiesa, in questo tempio, perché si apre un po' la stagione estiva, le condizioni meteorologiche migliorano e quindi è possibile per i pellegrini affrontare anche questa lunga discesa e una salita invece dall'altra parte del santuario, che spesso durante i mesi invernali diventa scivolosa e rende anche molti più problemi. Tra l'altro la chiesa è molto grande, quindi esige anche una vigilanza, spese di manutenzione molto alte, e quindi si è pensata a questa soluzione della doppia residenza per il corpo di Padre Pio, una estiva e una invernale, e quindi questo passaggio, questa traslazione, che è destinato a diventare un piccolo evento per San Giovanni Rotondo, che si ripeterà appunto due volte l'anno. Ma il Papa in questo momento continua a salutare e a raggiungere
il luogo dove verrà celebrata la messa, presenti tra l'altro tutti i vescovi della Puglia, quasi tutti i vescovi della Puglia, e naturalmente sono presenti anche non solo gli amici di Padre Pio, ma anche i suoi figli spirituali, tantissimi giovani che ieri sera hanno animato la veglia, quindi c'è un clima di grande, grande festa. Il terzo pontefice, lo ricordiamo, che arriva qui a San Giovanni Rotondo, e ogni volta questo significa per San Giovanni Rotondo un momento di gioia profonda. L'avete visto tra l'altro anche sul sagrato del vecchio santuario, i tre volti dei tre pontefici che sono venuti ad incontrare Padre Pio nella sua terra, sono da giorni affissi, accolgono i pellegrini e li accoglieranno anche nei prossimi giorni, proprio a testimoniare questo profondo legame che c'è tra Padre Pio e i pontefici, un legame che nasceva proprio dalla sua devozione totale e filiale, nonostante appunto le difficoltà che lui ha dovuto affrontare, non è mai venuto meno, non si è mai spezzato questo legame con il successore di Pietro. Adesso il Papa farà il suo ingresso nella sacrestia. Durante questo momento con tutta probabilità avremo la possibilità di avere qualche frammento video della visita che il Papa ha compiuto all'interno del reparto di oncoematologia della Casa Sollievo della Sofferenza, e quindi potremo vedere anche questa visita che, lo sappiamo, sarà stata sicuramente ricca di emozioni, anche di grande pathos, non solo per i bambini che vivono questa sofferenza, questo calvario, ma anche per i genitori e per tutto il personale sanitario. Poi la celebrazione eucaristica, il Papa è leggermente in ritardo rispetto al programma predisposto, ma come sappiamo lui sa bene poi ritrovare i ritmi giusti, e naturalmente qui si aspetta di poter vivere insieme a lui il momento conclusivo, la celebrazione eucaristica. Cristiana, qual è la caratteristica? Tu hai seguito il Papa in tanti santuari, in tanti luoghi di culto. Qual è la caratteristica, secondo te, di San Giovanni Rotondo? Innanzitutto San Giovanni Rotondo, lo avete detto, è un'immersione nella devozione popolare, e soprattutto è la vicinanza ad un uomo che ha vissuto integralmente il Vangelo con una semplicità e un'essenzialità che oggi forse bisognerebbe riscoprire. Sicuramente ci sono gli ismi, i piismi, come abbiamo sentito, i fanatismi, i devozionismi, però quando si viene a San Giovanni Rotondo si ha la possibilità, e vi assicuro che questo è molto chiaro scendendo per esempio nella cripta, soprattutto nell'occasione della sua esposizione dentro l'antico santuario, di vedere che cos'era realmente Padre Pio e di capire il suo messaggio, che è assolutamente attuale. Questo cristianesimo dalla porta stretta, è vero, però questo cristianesimo che rende felici, che rende gioiosi e che soprattutto allevia le fatiche dell'anima. Padre Pio, credo sia importante e interessante quello che ci ha detto proprio Padre Marciano nell'intervista che abbiamo trasmesso tra l'altro all'interno del diario ieri. Padre Pio voleva, Bergoglio voleva conoscere di Padre Pio soprattutto la sua fedeltà al Vangelo, voleva conoscere meno gli aspetti che potremmo definire taumaturgici, la bilocazione oppure i miracoli straordinari che hanno comunque costellato la sua vita, ma era più interessato a questa capacità di ascolto delle anime. Tra l'altro la chiamato l'apostolo dell'ascolto, l'ha chiamato il servitore della misericordia, e sicuramente in questo si ritrova completamente nell'esperienza spirituale e umana di Padre Pio. Ma poi anche, ed è questo importante, spesso si sottolinea come Padre Pio sia stato un uomo di prima del concilio, comunque un uomo di una chiesa preconciliare, e invece il Papa Francesco era molto interessato a quell'esperienza di lettura del Vangelo e di meditazione del Vangelo che proprio Padre Pio
aveva iniziato attraverso anche i gruppi di preghiera, che aveva incoraggiato con i suoi discepoli e le discepole, le sue apostole, insomma, spirituali, le sue figlie spirituali. Ecco, questa esperienza molto tempo prima del concilio fa capire anche la grandissima capacità di leggere anche i tempi di Padre Pio, ma anche in un certo senso questa sua vena profetica, no? La consapevolezza che solo tornando al Vangelo si può vivere completamente e totalmente la parola evangelica e la fede cristiana. Ecco, questo sicuramente è quello che si può vivere qui a San Giovanni Rotondo, ovviamente insieme all'amore che viscerale che lega tutti i pellegrini e i fedeli a Padre Pio. C'è la consapevolezza che attraverso l'esperienza umana di un uomo si può essere testimoni della grandezza di Dio, e soprattutto attraverso la sua vita si vive il miracolo della grazia di Dio, e questo è un'esperienza alla portata di tutti, anche questo dobbiamo dire. Qui c'è una fede popolare autentica, ed è questo, credo, che interessi particolarmente Bergoglio. Grazie Cristiana, ci sentiamo più tardi, forse al termine della celebrazione. A proposito di fede, tu stavi dicendo, Don Carmelo, della differenza, leggendo le lettere, l'epistolario di Padre Pio, del Padre Pio padre e Padre Pio discepolo, la grande chiarezza che lui aveva come direttore spirituale, la capacità di indicare la strada alle altre persone. Però questa domanda continuo a interrompertela, perché quelle che stiamo vedendo sono le immagini che avevamo annunciato, vale a dire l'ingresso e alcuni frammenti del saluto all'interno del reparto, appunto, di oncoematologia pediatrica. Vediamo. Mario, il dottor Claudio Caverio, la dogana. Scusa, una lettera. Vediamo se è bravo. Santità ha donato stamattina. Attenzione. Ce la fai? Guarda quanto è bravo. È perdonato, no? Questo è perdonato, è suo, santità. Grazie.
più di cardinali del femminile di Giappone. Mi piace. E poi adesso nell'ospedale di San Pio troverà le giuste cure per farlo sotto. Sa Sant'Ete, nous vous remercions de ce que vous soutenez cette maison pour soutenir la misère du monde, le petit nègre qui est dedans comme celui-là. C'est le deuxième Jean-Paul. Sa Sainteté, grand merci. C'était pour moi et pour tout. Oui. C'est du travail aussi. Merci, merci. Nous avons besoin de votre aide. Merci. Stéphane, Émile et Barthélemy Batan, tout avait, qui m'avait appelé pour sonder cette maison, enfin à Bans. Riccardo, come vai? Bene. Bene. Molto bravo. Vero, tutto procedendo bene in questa sala. Stai bene? Sì. È meglio? Voi state bene. Sì, bravo. Mi fa piacere. Bravo. Quanti anni hai? 13. Avanti, La terapia è importante, è vero? Sì, sempre. Su, su, buongiorno, voglio venire a tu. Ecco, io ti aspetto. Papà. Fammi sapere. Con il dottore, cioè così ti faccio entrare. Va bene. Quindi praticamente ma voi, la mia nonna paterna è la figlia del fratello di Padre Pio. E quindi abbiamo una forza in più perché Luigi non solo prega per tutti i bambini, prega per il Santo Padre e prega per l'opera, è vero Luigi? Beh sì, adesso non potrebbe dire diversamente. Sembra furbo. Sei vivace tu, eh? Grazie. Anche Pietro sta adesso. Pietro, prima. Grazie. Grazie. Non c'è, non è che noi seguiamo qui la tua mamma. Come ti chiami? Turchia. Grazie. Invece di a me non aspettavo. Sei bravo, eh? Ti ringrazio. No. Dopo aver visto le immagini dell'incontro di pochi minuti fa, ci prepariamo ad assistere alla messa. Vedete la celebrazione di ingresso, di inizio, dunque, della Santa Messa che viviamo insieme adesso. Ed eccoci qui di nuovo in studio, sempre naturalmente in diretta, al termine della celebrazione che è anche un po' la conclusione di questo pellegrinaggio di Papa Francesco nei luoghi di San Pio. Per una volta, invece di commentare le parole del Vescovo di Roma, vorrei cominciare da quelle del Vescovo di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo, perché le parole appunto del Vescovo Castoro, che ha condiviso con il suo popolo e tutti noi il momento della malattia e si è affidato
anche alle preghiere di Papa Francesco, rappresentano un altro momento importante di questa giornata. Tu lo conosci questo vescovo? Certamente ho avuto l'onore di conoscerlo, motivo dei servizi che ho svolto nel mio ordine, e posso testimoniare che è veramente un uomo di Dio. È una persona di grande mitezza e fermezza al tempo stesso, e poi credo che sia uno al quale il Signore ha chiesto qualcosa in più, non solamente il martirio del ministero episcopale, ma anche il martirio della malattia. Ecco, egli stesso ne ha parlato. Ricordiamo quando Gesù chiede agli apostoli Giacomo e Giovanni: potete voi bere il calice che io devo bere? Ecco, ci sono alcuni dei suoi apostoli ai quali il Signore chiede di bere il calice in una maniera supplementare rispetto ai comuni fedeli. Sicuramente tra questi amici speciali c'è anche Monsignor Castoro. Preghiera, piccolezza, sapienza, queste le tre parole che Francesco attorno alle quali Francesco ha costruito la sua riflessione. Su ciascuna parola ha fatto riferimento all'esperienza di Padre Pio. Sì, si potrebbero dire tante cose, ovviamente. Forse riprenderei quel passaggio in cui lui fa riferimento all'atteggiamento autosufficiente di vivere la vita e la fede in contrapposizione con i piccoli del Vangelo. I santi, come Padre Pio, non sono dei supereroi, sono dei mendicanti di misericordia. Sono un povero frate che prega. Sono un povero frate che prega, lui si definiva così. Non sono dei supereroi, ma mostrano, ecco, questa è la differenza che c'è tra l'eroe, nel senso comune del termine, e il santo. Mentre l'eroe mostra ciò che l'uomo è capace di fare, il santo mostra ciò che Dio è capace di fare. Anche quando celebriamo un santo, noi celebriamo sempre Gesù Cristo e la grazia di Dio che opera in quell'uomo concreto, che si lascia plasmare dalla grazia, dallo Spirito, si abbandona all'amore del Padre anche sulla croce, e così genera vita. E che cosa ha fatto, da un punto di vista storico, Dio attraverso il santo di Pietrelcina? Prima riflettevo, mi sembrava che questa cifra della preghiera fosse l'elemento importante, centrale. Preghiera che si contrappone alla frenesia, la velocità dei tempi moderni, l'arrestarsi, dunque lo riscoprire, l'interiorità, l'incontrare Dio nella preghiera. Parte tutto da questo incontro con Gesù, no? Dunque nella preghiera. Penso invece ora che forse in questo tempo in cui c'è confusione anche a livello, diciamo così, di verità cristiane, di prassi, di ortoprassi, forse Padre Pio ci ricorda gli elementi veramente essenziali, lì dove tutto quanto deve cominciare, e cioè, vabbè, la preghiera sicuramente, quindi la riconoscenza di una non autosufficienza, quindi la necessità di rivolgersi a Dio, l'Eucarestia, dove uno presenta gli altri e le sofferenze degli altri a Dio, proprio nel senso sacerdotale del termine, la riconciliazione, e poi l'ultimo accenno di Papa Francesco, dove si riconosce Dio, la malattia. Credo che questi sono, diciamo, un compendio essenziale, ma proprio nella sua essenzialità prezioso per una fede cristiana vissuta e, diciamo così, che ci detti in qualche modo una sorta di binario in questo, diciamo, pericolo di sperderci in mille ragionamenti, pensieri. Torniamo a San Giovanni Rotondo da Cristiana Caricato. Cristiana, a San Giovanni si percepiva da qui, si è vissuta veramente un clima di profonda preghiera, anche di profondo silenzio, colpiva, visto persino dalla televisione. Poi ci sono stati tanti momenti emozionanti, l'ultimo la testimonianza del vescovo, ma anche e soprattutto per tanti versi le immagini che abbiamo visto subito prima della celebrazione, come tu ci avevi detto, le immagini di Francesco con i bambini ammalati. Sì, esatto, ci sono stati dei momenti di grande intensità, li abbiamo vissuti quasi all'unisono, potremmo dire, con la folla dei fedeli che attendeva il Papa per la celebrazione eucaristica. Il primo, come ricordavi, le immagini
che il Centro Televisivo Vaticano ha offerto a tutti i fedeli presenti l'immagine dell'incontro del Papa con i bambini del reparto di oncoematologia. Abbiamo visto tantissimi visi rigati dalle lacrime, era comprensibile, quei bambini vivono un vero e proprio calvario di visite, cure, di attese e speranze, anche purtroppo di grande sofferenza. Tra l'altro proprio il Vescovo ci raccontava che tutti cercano di proteggere questi bambini e fanno di tutto per farli vivere nonostante tutto un'infanzia serena. Ci raccontava per esempio dei corsi che vengono fatti di panificazione, gli fanno fare la pizza all'interno dell'ospedale, oltre a far arrivare il mondo esterno con tutta anche la sua allegria dentro. Ci sono i medici clown, c'è un gruppo di animatori che visita i bambini regolarmente, c'è la scuola. Tutto questo si è percepito nelle immagini che abbiamo visto dell'incontro con Papa Francesco, perché i bambini hanno regalato i loro pensieri, tutti avevano scritto una letterina per il Papa, hanno raccontato anche, lo abbiamo sentito qualcuno, le loro difficoltà, le loro sofferenze, ma soprattutto con il Papa hanno anche voluto scherzare, ed sono state immagini commoventi e al termine delle quali è scoppiato un grandissimo applauso qui sul sagrato del santuario di San Pio. Poi facevi riferimento naturalmente all'altro grande momento di commozione quando ha parlato Monsignor Michele Castoro, il vescovo di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo. Tra l'altro lui è anche il presidente di Casa Sollievo della Sofferenza, che ormai è un ente pontificio, è legato direttamente alla Santa Sede, e anche il direttore dei gruppi di preghiera di Padre Pio, quindi è vicinissimo alla spiritualità che si respira qui a San Giovanni Rotondo. Ha fatto riferimento alla sua malattia, ha dovuto interrompere la lettura del testo per la commozione, qui la gente si è stretta insieme a questo straordinario pastore che, nonostante appunto un tumore, continua la sua missione episcopale, la sua missione da pastore, cercando di essere vicinissimo davvero a tutti, e in particolar modo lo dobbiamo dire proprio ai malati di Casa Sollievo della Sofferenza, in cui lui ha profuso tante energie. E dobbiamo anche ricordare che Monsignor Castoro ha insistito molto perché questo rimanga un centro di eccellenza, e con orgoglio ci diceva proprio ieri che i bilanci di questo ente sono in pareggio. Ci diceva proprio con orgoglio: ogni 27 del mese paghiamo lo stipendio ad oltre 2700 dipendenti, e non è poco, soprattutto nel sistema sanitario italiano, soprattutto nel nostro paese, dove appunto la sanità arranca e dove ci sono difficoltà. Questo rimane un punto di eccellenza in Puglia, un punto anche di riferimento per tantissime persone che non possono permettersi magari di raggiungere altri ospedali nella penisola. E poi naturalmente l'impatto con Papa Francesco, il Papa che si è concesso in questa lunga passeggiata per arrivare al santuario, che ha concesso anche qualche abbraccio durante l'omelia. Sappiamo che è abbastanza raro che si discosti dal testo preparato, ha fatto invece qualche riferimento in più. E poi, come sicuramente avete detto, c'è questo compendio di vita cristiana che è affidato al popolo di Padre Pio, tirando anche forse un po' le orecchie, no? A certo spiritualismo e anche a certo fanatismo che c'è intorno a Padre Pio. Non basta mettere un like sulla pagina del santo per definirsi cristiani, ci vuole di più, ci vuole il farsi piccoli e accogliere il messaggio che Padre Pio, il messaggio in toto, in tutta la sua complessità e anche nella sua assolutezza, il messaggio che Padre Pio lascia ai suoi discepoli e a quanti gli sono devoti. Quindi un Papa che ha capito profondamente la lezione di Padre Pio e che l'ha sintetizzata in queste tre parole, che sono anche le tre grandi eredità che lascia Padre Pio e le tre opere che forse stanno più a cuore al Papa. Oh, Cristiana, buon rientro, racconterai tra pochi minuti insieme a Nicola Ferrante e Luigi Ferraiolo attraverso TG 2000 questa giornata di Papa Francesco, che nel frattempo sarà in volo di ritorno per Roma.
Cristiana parlava di questa eredità, eredità per tutti attorno a queste tre parole, che sono tre parole di Padre Pio, che ha ripetuto Papa Francesco, appunto la preghiera, la piccolezza e la sapienza. In particolare per voi cappuccini, che cosa significa l'eredità di Padre Pio? Beh, significa fare come ha fatto lui, camminare sul doppio binario della preghiera e della carità. La preghiera, come è stato detto anche dal Papa, è stata la grande opera, la sua preghiera personale e poi i gruppi di preghiera di Padre Pio, ma anche la Casa Sollievo della Sofferenza. Padre Pio disse: non possiamo chiedere continuamente al buon Dio dei miracoli, e quindi oltre che la via del soprannaturale è giusto percorrere la via della carità, che passa attraverso i mezzi umani a nostra disposizione. Quindi la preghiera e la carità sono i due grandi comandamenti di Padre Pio. E poi, se vogliamo riassumerla con le parole di San Francesco, il quale prima di morire disse ai frati: io ho fatto la mia parte, adesso la vostra ve la insegni Cristo. Il messaggio di Padre Pio è lo stesso a noi frati cappuccini o frati francescani oggi. I santi hanno fatto la loro parte, ma qualcosa dovete fare pure voi. Adesso tocca a noi. E per te, che sei in qualche modo, credo di non sbagliare, un figlio spirituale di Padre Pio, anche se non l'hai conosciuto, qual è il, come dire, il tuo messaggio personale di Padre Pio e di questa giornata? Ma credo che sia quello comune quando si ha a che fare con giganti della santità come Padre Pio, cioè: il mondo oggi avrebbe bisogno di tante cose, si parla di lavoro, di tante questioni. Fondamentalmente il bisogno maggiore oggi è di Dio. L'uomo ha bisogno di Dio. Padre Pio ha insegnato la via per la comunione con Gesù Cristo, la strada per andare a Dio, attraverso quella sua messa straordinaria, attraverso la confessione, attraverso tutta la sua testimonianza. Allora, io credo che Padre Pio oggi mi aiuti e ci aiuti a non distrarci, ad andare all'essenziale, a capire che il Vangelo funziona. I santi sono i testimonial migliori che possano esserci. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Ma chi ci crede? Se io vedo i santi, allora sì, ci credo, perché questa cosa è diventata carne nella storia concreta di quest'uomo. Può diventare carne nella mia storia, può diventare ministero sacerdotale. Senti, tu Padre Pio l'hai studiato e lo studi da un punto di vista anche storico, oltre che poi nell'ambito del movimento francescano. Ma che cosa ti ha colpito oggi in più di questa giornata su Padre Pio e su quello che abbiamo visto accadere a Pietrelcina e a San Giovanni Rotondo? Io vorrei terminare tornando sulle stimmate. Hai 30 secondi. 30 però. Secondi. La parola stimmata significa anche emarginazione. Uno che è stigmatizzato significa che è messo a margine. E quindi l'unico fuoritesto significativo dell'omelia è stato sullo scarto. Quindi mi sembra che Padre Pio, nella sostanza, proprio, diciamo così, andando anche a mettere, diciamo, a toccare le persone nella loro sicurezza, nella loro proponga un rovesciamento di piani. E quindi questa realtà dello scarto, che diventa risorsa, mi sembra che sia stato veramente anche la lettura che Francesco ha dato oggi, Papa Francesco ha dato oggi di questo personaggio. Grazie davvero Padre Giuseppe, Padre Francesco e Don Carmelo. Io vi do appuntamento a lunedì, ma non alla solita ora, bensì alle 8:40 del mattino, per vivere insieme l'incontro tra Papa Francesco e 300 giovani provenienti da tutto il mondo, che parleranno ai vescovi, al Papa, in vista del prossimo sinodo dedicato proprio ai giovani. Grazie per essere stati con noi. Buona domenica, adesso il telegiornale. Padre Pio è stato un servitore della misericordia.